Dalla Terra alla Luna, 1865-1969. Matematico, logico e saggista, si è specializzato in logica alla fine degli anni 70 negli Stati Uniti e in Unione Sovietica. Oltre all'attività accademica, da anni persegue una fortunata attività divulgativa con collaborazioni a testate prestigiose e una nutrita produzione di saggi e volumi anche di critica religiosa. Vanta innumerevoli partecipazioni a programmi radio e TV, oltre che premi e onorificenze come il Premio Galileo per la divulgazione scientifica. Tra le sue ultime pubblicazioni, Il Dio della Logica, Vita Geniale di Kurt Gödel, matematico della filosofia, del 2018, e Dialogo tra un cinico e un sognatore, scritto con Oscar Farinetti per Rizzoli, 2019. Signore e signori, Pier Giorgio Di Freddi. Buonasera, grazie di essere qui così numerosi. Naturalmente non tutti sanno quel che si fanno, ma si sa che il mondo va così. Sono anche un po' commosso perché ricordo di essere stato qui qualche anno fa e a presentarmi c'era Giorgio Faletti, con cui avevamo fatto pochi anni prima, forse un anno prima, un viaggio insieme a Farinetti e a tanti altri sulla barca, e quindi mi fa piacere e naturalmente anche mi commuove ricordarlo. E dunque questa sera parliamo di Luna, ma d'altra parte lo sapete, qua ad Asti non parlate d'altro, quindi da quello che ho capito, no? Ci sono almeno 30 persone che vengono a parlare della Luna e ciascuno parla della Luna a modo suo, ma solo gli scienziati sanno che cos'è la Luna naturalmente e ne parlano in maniera oggettiva, gli altri divagano ovviamente. Noi stasera cercheremo di non divagare troppo e di fare un viaggio anche noi. Ovviamente il motivo nel titolo e l'occasione, come tutti sapete, è il 21 luglio del 1969, circa 50 anni fa, quasi esattamente, mancano poche settimane, gli uomini, due uomini fortunati, sbarcarono sulla Luna e tutti si sono eccitati 50 anni dopo a pensare a quell'avvenimento. Però in realtà gli uomini hanno pensato e guardato la Luna e pensato alla Luna da molto tempo, quindi questa sera io la prendo un po' alla larga, come si potrebbe dire, e incomincio da molto lontano. Comincio a vedere se le cose funzionano effettivamente, ecco, speriamo. Incomincio, sì, da questo signore che pochi di voi conosceranno, ovviamente riconosceranno dalla foto, diciamo così, segnaletica, dall'immagine, dalla statua. Un signore che si chiama Plutarco, un signore che ha cambiato la storia del mondo perché per secoli, millenni addirittura si può dire, lui è vissuto poco dopo l'inizio della nostra era ha scritto dei libri straordinari. Una volta i libri duravano non soltanto 6 settimane o 3 mesi come durano adesso in libreria, duravano molto di più, e uno dei libri che lui ha scritto, un'opera mastodontica che si chiama Le vite parallele, e anzitutto si chiamava Plutarco, era un sacerdote, ma non tutti sono perfetti naturalmente, comunque era un sacerdote del Tempio di Apollo, quindi questo insomma non è così male, diciamo così, come potrebbe sembrare a prima vista. E queste vite parallele sono un tentativo letterario molto interessante di scrivere, come dice il titolo, vite parallele, due a due, di grandi personaggi dell'antichità, della Grecia, e poi di grandi personaggi della modernità, quello che all'epoca era la sua modernità naturalmente, cioè di Roma e dell'impero romano. Il motivo per scrivere questo libro era di far capire ai romani che non dovevano inorgoglirsi poi troppo, credevano di essere così grandi, ma anche i loro eroi, i loro condottieri, i loro grandi politici avevano i corrispettivi nella storia della Grecia. E questo libro, Le vite parallele, è stato il libro su cui poi hanno studiato non soltanto gli uomini di cultura, ma anche spesso gli uomini di governo, i re, i capi di Stato, eccetera, fino praticamente alla fine dell'Ottocento. Poi il Novecento è arrivato, ha fatto tanti cambiamenti e alcuni di questi cambiamenti non sono sempre per il meglio, certi libri sono stati sostituiti con altri e oggi i libri di Plutarco si leggono poco, credo, e non so quanti di voi abbiano letto Le vite parallele, che tra l'altro sono lunghe, fortunatamente ne sono rimaste soltanto una cinquantina, ma lui ne aveva scritte molto di più, no? Anche perché gli antichi erano dei grafomani, scrivevano più ancora di quanto non facciamo noi oggi.
Ma questa sera non parliamo delle vite parallele, naturalmente, parliamo di un'altra opera minore di Plutarco, incominciamo perlomeno a parlare con questa, un'opera che è tratta da un'altra collezione che si chiama I Moraglia, Moraglia perché un editore, uno di coloro che pubblicarono poi questa raccolta di dialoghi e di racconti, come li chiameremmo oggi, si era interessato particolarmente ad alcuni di questi racconti e che erano appunto racconti morali, ma in realtà quella era un'insalata russa, come fanno oggi i giornalisti, l'ho fatto pure io stesso in alcuni dei miei libri, raccolgono quello che hanno scritto in certi libri che sembrano appunto una Macedonia. E uno di questi saggi è un libro molto interessante, è molto corto, sono una quarantina di pagine, si intitola La faccia della luna. E vedete che attrae effettivamente l'attenzione in un momento come questo, perché ci fa vedere che già gli antichi in realtà si interessavano della luna. La cosa abbastanza ovvia, perché questa sera voi venite qui, è un'eccezione probabilmente, no? Poi non è ancora proprio buio, no? Ma gli antichi non avevano tante delle distrazioni che abbiamo noi, non avevano il cinema, non avevano la televisione, non avevano la luce elettrica, e quindi nelle notti che cosa potevano fare, a parte dormire ovviamente? C'erano solo due divertimenti che le notti offrivano, uno era il divertimento ovvio che permette a noi di essere qui, quello che preserva la specie, no? Senza di quello naturalmente non saremmo arrivati fino qua, ma quell'altro era quello di uscire fuori di casa e guardare il cielo e ovviamente a volte, quando c'era la luna, guardare anche la luna. Naturalmente questi due divertimenti non escludono l'uno l'altro, si possono fare tutte e due le cose insieme, no? Perlomeno uno dei due può fare tutte e due le cose insieme, l'altro forse è difficile che le possa fare. Come mai ci si può mettere nell'antichità, 2000 anni fa, a scrivere un dialogo che si intitola La faccia della luna? Per quale motivo la faccia? La cosa interessante è che gli uomini dell'antichità avevano già notato che quando si guarda la luna, peccato che questa sera gli organizzatori non abbiano fatto le cose come dovevano, cioè avrebbero dovuto avere una luna, no, qua giù, che si mostrasse esattamente in questo momento, no, quando io la chiamavo, diciamo così, sul palco, e l'avremmo avuta di fronte a noi. Però l'immagine, la fotografia può bastare. Quando noi guardiamo la luna dalla nostra postazione terrestre, la vediamo come una faccia. Ha delle macchie questa luna, due macchie più prominenti in alto che sembrano appunto due occhi, una macchia in basso che sembra una bocca aperta e poi, volendo, si può anche vedere il naso. E Plutarco si pone la prima domanda, dice: come mai la luna sembra una faccia umana? E naturalmente gli antichi erano a metà del cammino che portava dalla mitologia al pensiero scientifico, al pensiero razionale, e quindi nel dialogo di Plutarco sono intessute, mescolate spiegazioni di tipo filosofico, umanistico, spesso anche senza senso, e dei tentativi di spiegazione scientifica. Lui si pone il problema, dice per esempio potrebbe essere che la luna è fatta di materia diversa nelle parti che noi vediamo più scure e nelle parti che noi vediamo più chiare, e quindi in qualche modo la luce ha su di essa dei, diciamo così, dei riflessi diversi che fanno sì che noi vediamo delle parti più scure e delle parti più chiare. Oppure qualcuno pensava, ancora Galileo per esempio ne parlava in questi termini, che magari le parti più scure potevano essere dei mari o dei grandi specchi d'acqua che appunto, essendo specchi, riflettevano la luce del sole in maniera diversa da quelli che sono dalle parti intorno, e quindi davano un colore diverso e così via. Quindi queste sono le domande scientifiche che Plutarco affronta in questo suo dialogo. Notate che questo era quello che potevano fare gli uomini all'epoca, erano sulla Terra e la Luna la potevano guardare soltanto da lontano, però potevano farsi delle domande sulla Luna. Chi fu uno dei primi, molto prima naturalmente di Plutarco, che come ho detto fa già parte della nostra era, anche se soltanto agli inizi, i primi decenni, il primo e secondo secolo della nostra era? Per esempio quest'uomo che tutti avrete riconosciuto, che si chiama Parmenide.
Che cosa? Naturalmente questa è una composizione fotografica, non è che ogni tanto si vede la faccia di Parmenide, no, sulla Luna, non dico questo, anche se c'è gente che crede di vedere per esempio la faccia della Madonna o di Gesù sui muri, questo è un'altra questione, no, che appartiene ad altri dialoghi, no? Mentre invece qui l'ho messa qui soltanto per ricordare che Parmenide, il grande filosofo che molti di voi avranno studiato a scuola, chiedendosi come gli siano venute certe idee bislacche nella testa, l'idea per esempio che nonostante quello che noi vediamo intorno a noi, cioè il fatto che il mondo cambia, il mondo è in divenire, come diceva il grande anti-parmenideo dell'epoca che si chiamava Eraclito che diceva tutto scorre, tutto cambia, come mai Parmenide ha avuto questa idea bislacca di pensare che invece no, Eraclito sbaglia, non è vero che tutto cambia, niente cambia, perché c'è l'essere immutabile. E Plutarco ci racconta, dice, probabilmente Parmenide è stato il primo o uno dei primi che hanno capito come mai la Luna anzitutto ha un colore, riflette, ha una luce argentea che noi vediamo appunto nelle notti in cui c'è la Luna e soprattutto sembra che sia stato Parmenide a scoprire che la Luna è una palla rotonda che sta in cielo. Voi direte, cosa ci voleva a scoprire questa cosa? Dobbiamo metterci ovviamente nell'ottica di un uomo come Parmenide che viveva circa 600 anni prima della nostra era, 500-600 anni. Era l'inizio del pensiero che oggi noi chiamiamo pre-socratico addirittura, cioè come se fossero gli esseri più antichi, i pensatori più antichi che si potessero immaginare prima che qualcuno come Socrate incominciasse a fondare il pensiero occidentale. Ma questi pre-socratici l'avevano vista lunga in realtà e Parmenide è stato uno di quelli che l'ha vista lunga. Eraclito, che ho citato prima come il grande anti-parmenideo, aveva una teoria sulla Luna. Tutti scoprono guardando la Luna, e lo sappiamo tutti perché poi se non l'abbiamo guardata ce l'hanno insegnata fin dalle elementari, che a volte la Luna si vede nel cielo e a volte non si vede. Quando la si vede, a volte la si vede intera, luna piena, e a volte se ne vede soltanto una parte, i vari quarti di luna o gli ottavi di luna e così via. E gli antichi cercavano di spiegare come mai si vedesse la Luna in così tante forme mutevoli. Eraclito pensava, certo, tutto cambia, ma la Luna è una scodella. E questa scodella ha dentro del fuoco, e però non è messa in orizzontale, è messa in verticale così. E allora quando dà la faccia, diciamo così, interna verso di noi, noi vediamo il fuoco che c'è dentro, che brucia dentro questa scodella. Quando è messa dall'altra parte, invece il fuoco non lo vediamo, perché sta dall'altra parte, e quindi questa è la luna piena, quella illuminata, e questa è invece la luna nuova. E naturalmente questa luna gira su se stessa, e a volte dà soltanto una parte, perché ovviamente la vediamo di sbieco, a volte non si vede nulla, e a volte la si vede dall'altra parte, no? E questa è una spiegazione un po' cervellotica, oggi ci fa ridere naturalmente, perché noi sappiamo tanto, ma sappiamo cose che non abbiamo mica scoperto noi, che hanno scoperto altri ovviamente, no? Piano piano, no? Ce l'hanno insegnate già nelle scuole. E il primo che invece ha capito come stavano veramente le cose sembra essere stato per l'appunto Parmenide. Parmenide ha capito che non è che noi vediamo la Luna, che non è la Luna che a volte non c'è o che a volte invece c'è, è semplicemente che la Luna è una palla, no? Che non è illuminata e a seconda delle posizioni relative del Sole, della Terra e della Luna stessa, quando noi siamo sulla Terra, il Sole è dietro di noi e la Luna è davanti a noi, ovviamente il Sole la illumina e allora vediamo la Luna piena. Quando siamo dall'altra parte, noi siamo sulla Terra, abbiamo il Sole davanti a noi e la Luna in mezzo, ovviamente non la vediamo perché il Sole ci oscura, no, questa visione. E l'idea di Parmenide, e che è tra l'altro la spiegazione corretta, l'ha portato, sembra, e questa è la teoria di Popper, che poi scrisse un lungo saggio, anzi parecchi saggi su Parmenide che poi raccolse in un libro, è che Parmenide abbia capito che le fasi della Luna sono solo apparenze. Non è che la Luna a volte sia piena, a volte sia nuova, a volte sia falci. È sempre la stessa, ma poiché muovono e cambiano le situazioni, allora lei rimane fissa e noi le apparenze invece le vediamo cambiare.
E allora la teoria dell'essere che rimane immutabile nonostante le apparenze che cambiano e ce lo fanno vedere in maniera diversa è quella che poi Parmenide ha lasciato in eredità, diciamo così, ai filosofi, che ovviamente poi si sono dimenticati della genesi di questa teoria, e quindi ce la raccontano quando facciamo filosofia in una maniera che ci lascia perlomeno un po' perplessi. Quanti sono coloro che hanno scritto sulla Luna? Beh, praticamente tutti, i vecchi, gli antichi, anche abbastanza i moderni, per non andare a fare una storia che ci porterebbe a parlare tutta la notte, naturalmente, probabilmente anche di più, vi faccio soltanto alcuni esempi di scrittori italiani, i poeti della Luna, potremmo chiamarli. Vedete sulla sinistra, qua giù, il nostro padre Dante, vedete che con quella faccia torva che aveva sempre Dante, che chiunque l'abbia letto, no, sa bene anche le motivazioni. Dante ha scritto un intero canto sulla Luna, che è il secondo canto del Paradiso, perché nel Paradiso lui arriva e naturalmente ci sono tutti i vari cieli dei corpi celesti. Il primo cielo che incontra andando a passeggio per l'etere con Beatrice è proprio il cielo della Luna. E la domanda che si pone Dante qual è? E beh, è la domanda ovvia che si era già fatto Plutarco 1300 anni prima, 1200 anni prima. Cioè, come mai la Luna sembra una faccia? Esattamente la stessa domanda che si era posto Plutarco. Ma mentre Plutarco aveva affrontato il problema da un punto di vista scientifico, Dante lo fa dal punto di vista letterario, filosofico, teologico, no? E dice, con tutto rispetto, un sacco di sciocchezze in quel canto. Vi invito ad andarla a leggere, no? E a scoprire come i moderni che vengono dopo a volte possono dire, no, cose che sono molto più antiche di quelli che venivano prima, come Plutarco, che dirò tra un momento. Sull'estremo destro invece, qua giù, vedete un uomo con lo sguardo intelligente, sornione, un poeta molto diverso, che è l'Ariosto. L'Ariosto ha scritto due canti addirittura sulla Luna, ve lo ricorderete, credo che siano il 33-34, comunque da quella parte lì. Lui ci va in una maniera fantastica sulla Luna, si è inventato l'ippogrifo perché per l'Ariosto la Luna è un grande deposito di rifiuti, quello che tutti noi speriamo di avere nel mondo d'oggi, perché creiamo, noi produciamo così tanti rifiuti, non sappiamo più dove metterli. E lui già si era immaginato perché non metterli sulla Luna, no? Sarebbe una cosa tanto comoda. E sulla Luna ci vanno tutte le cose che sono appunto state rifiutate, per esempio le bellezze delle donne, dice lui, non vanno tutte a finire laggiù, no? L'intelligenza di coloro che la perdono, no? Che impazziscono, eccetera, in particolare il senno di Orlando. E Astolfo va con l'ippogrifo sulla Luna a cercare di recuperare il senno di Orlando, e in questi due canti Ariosto ci racconta anche lui la sua visione, ovviamente più moderna di quella di Dante, e tra l'altro anche con molta più ironia, perché i poeti sono diversi ovviamente, no? E andate a leggervi anche questo, perché fanno parte della nostra storia letteraria. Qua in mezzo vediamo un signore che sembra il Padre Eterno, e forse si credeva anche il Padre Eterno come molti personaggi intelligenti e soprattutto anche come molti non intelligenti, ma questo lo era molto intelligente, era niente po' di meno che Galileo. Ora voi direte, ma Galileo non era un poeta? Lo pensate voi, perché questo signore che sta qui sotto, che era invece Italo Calvino, che era sicuramente un letterato, un critico letterario, lavorava alle Einaudi, quindi sapeva benissimo che distinguere diciamo così, i veri scrittori da quelli che fingevano. In un'intervista nel 1967, quindi 50 anni fa, erano due anni fa, l'anniversario, il 50° anno, ma nessuno ne ha parlato perché non piace parlare di queste cose. In questa intervista Italo Calvino disse all'intervistatore che gli chiedeva, secondo lei qual è il più grande scrittore, credendo di metterlo in difficoltà, perché dice non dirà che è lui, no? Naturalmente, no? E chi dirà dei suoi nemici, no? E lui disse, il più grande scrittore italiano è stato Galileo Galilei. Apriti cielo, perché tutti i suoi colleghi si sono offesi, ciascuno perché non aveva detto che erano loro, no, personalmente, ma qualcuno che non osava dire ma come, non hai detto che sono io, no, disse ma come, c'è pure Dante, no, per esempio, no? E Calvino, che non voleva fare tante polemiche, no, con questa gente, disse ma sì, lasciamo perdere i poeti, no, che sono una cosa a parte. È stato il più grande prosatore italiano.
Ora, anche prosatori, non è che in l'Italia ne abbia pochi, per esempio Machiavelli, Manzoni, ci saranno anche dei prosatori il cui cognome non comincia col ma, no? Cioè tanti nomi, no? Nella storia della letteratura italiana, e Calvino, un letterato, dice Galileo è stato il più grande prosatore italiano. Chi si scandalizza rivela inconsciamente, senza volere, il fatto di non aver mai letto Galileo. Perché se uno va a casa, vi sto dando un sacco di compiti, credo che qualcuno, temo che nessuno lo faccia, ma spero che qualcuno prenda nota, naturalmente, no? Delle cose che dovete leggere, perché poi io tornerò uno di questi anni, no? Prima o poi, e chiederò poi conto se avete fatto le letture giuste, eccetera. Se voi leggete il capolavoro di Galileo, che si chiama I dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo, sono quattro giornate di dialoghi, la prima giornata è tutta dedicata a parlare della Luna. Ora, questo non dice che Galileo sia un grande scrittore, naturalmente, ma dice che sicuramente è uno scrittore lunatico, nel senso buono, letterale della parola, cioè uno scrittore che parlava della Luna. E però, se lo leggete, incomincerete a vedere che effettivamente la lingua di Galileo, no, era una lingua meravigliosa. Bisogna un po' entrarci dentro, ovviamente. Non è la lingua alla quale siamo abituati oggi, naturalmente, ma quando c'entra, anche quella di Dante non è la lingua a cui siamo abituati. E quando c'entrate dentro, no, vi accorgerete appunto del valore letterario di Galileo scrittore. Questo sotto lo riconoscerete subito, e Leopardi, forse il più grande poeta italiano dell'Ottocento, Leopardi, che era una persona straordinaria, tra l'altro, che abbiamo le lettere che il padre di Leopardi scrisse all'inquisitore quando, voi direte l'inquisitore di che? Perché una volta era così, no? Il Papa c'aveva la Santa Inquisizione e Leopardi stava nel posto sbagliato, cioè era sotto lo Stato Pontificio, e l'inquisitore impediva di leggere certi libri che potevano essere pericolosi per l'idea che la Chiesa aveva. Leopardi aveva 12 anni e il padre scrive all'inquisitore, e c'è rimasta appunto la lettera, e dice: Eminenza, se lei non mi permette di far leggere a mio figlio i libri che sono nella cassetta, nel ripiano dei libri proibiti, e se andate a Recanati, non solo vi do i compiti da leggere, ma anche le gite da fare, no? Andate a Recanati e visitate la casa di Leopardi, vedrete quella magnifica biblioteca, e c'è ancora questo deposito dei libri proibiti chiusi a chiave. E il padre di Leopardi è preoccupato e dice: mio figlio a 12 anni ha già letto tutti gli altri libri che sono fuori da questa scatola, no? Se non gli lasciamo leggere, poi comincia a toccarsi, perché mi diventa gobbo, no? E in effetti era tardi, perché credo che ormai l'avesse già fatto. Leopardi poi gobbo diventò, colpa dell'inquisitore, no? E però poi dopo incominciò a leggere libri come quello di Lucrezio, anzi poi Carducci dirà poi in seguito: Leopardi è diventato il Lucrezio italiano, eccetera. E molte delle poesie di Leopardi, che voi conoscete meglio di me, parlano della Luna. Che fai tu, Luna in ciel, dimmi che fai, eccetera, eccetera. No? Ce ne sono tantissimi di questi poemi, di questi canti, è meglio come li chiamava lui, che parlano della Luna. E l'ultimo, che ho già citato prima, è Italo Calvino, che ci sta guardando dalla parte in basso a destra della Luna. E anche Calvino è stato un poeta lunatico o lunare, perché non nel senso letterale che abbia scritto delle poesie, ma ha scritto dei racconti, e alcune delle cosmicomiche sono effettivamente dei racconti sulla Luna, ce ne sono tre o quattro molto interessanti, quindi moltissime persone hanno parlato della Luna. Ma i letterati parlano della Luna e, a parte Galileo, non ci raccontano come la Luna è. A meno che non siano il letterato che ho messo nel titolo di questa conferenza, di cui non parlerò molto, ma in realtà si staglia in questa panoramica dei letterati che hanno parlato della Luna, perché si chiamava Giulio Verne, e come voi sapete Verne era un letterato sui generis. Scriveva romanzi, romanzi di avventura, tra l'altro, che vi consiglio di leggere. Direte, vabbè, insomma, i compiti cominciano a crescere, no? Ma io ci ho messo molto, no? Prima di arrivare qua. Vi consiglio di leggere, perché io li ho letti quando ero bambino e credevo ingenuamente che Verne fosse uno scrittore per bambini,
che non bisognasse o non avesse senso leggerlo da adulti, ma poiché a un certo punto, proprio perché mi ero interessato di questo dialogo di Plutarco sulla Luna, e notate che questa è un'illustrazione da un libro di Giulio Verne, in cui c'è la faccia della Luna, o meglio la Luna, che sembra una faccia, e se c'è la faccia ci deve essere anche il corpo, no? E quindi questo è così come se lo immaginava perlomeno il disegnatore di Giulio Verne. Ma dicevo, leggendo i due romanzi che Verne scrisse sulla Luna, ne scrisse due, ci si accorge che era uno scrittore molto diverso, perché anzitutto è affascinante da leggere, si legge benissimo perché c'è la storia che va avanti con un ritmo che sembra quasi quello di un thriller, ma dall'altra parte c'è la parte scientifica. Ora, che cosa fece Verne? Verne anticipò addirittura due missioni, scrisse due libri sulla Luna, uno è la preparazione per il viaggio sulla Luna e l'altro è il viaggio stesso di questi proto-astronauti che vanno verso la Luna. E in questi due libri praticamente anticipa quelle che saranno le due missioni Apollo, non l'Apollo 11, perché come voi sapete l'Apollo 11 portò gli uomini sulla Luna, ma l'Apollo 8 e l'Apollo 13. Queste due missioni, ne parleremo ancora poi in seguito, vi farò vedere un paio di foto da quelle missioni, ma l'Apollo 8 ve lo ricorderete, anche ormai il cinquantenario è passato, perché partì verso Natale del 1968, quindi qualche mese fa, 50 anni fa. E fu la prima volta che gli uomini si staccarono veramente dalla Terra, perché ovviamente c'erano già stati degli astronauti che erano andati in orbita attorno alla Terra, avevano fatto dei percorsi più o meno lunghi, ma questi invece se ne andarono dal campo gravitazionale terrestre. Ad un certo punto furono catturati dal campo gravitazionale lunare e fecero dei giri attorno alla Terra, l'Apollo 8, e poi tornarono indietro. L'Apollo 13 è una missione molto appropriata quando si parla del secondo volume di Giulio Verne, perché in realtà ci fu un problema nell'immaginazione di Giulio Verne. Passò un asteroide vicino alla navicella dentro la quale c'erano questi proto-astronauti e deviò la traiettoria, e quindi questi uomini non poterono arrivare fino alla Luna e sbarcare. Quindi fecero esattamente quello che fece l'Apollo 13, che fu anch'esso una missione che andò male, usarono la Luna come fionda gravitazionale e ritornarono indietro. Ma molti degli aspetti di queste missioni Apollo sono dentro i libri di Verne. È straordinario. Da dove partono gli astronauti di Verne? Partono dalla Florida, a 100 km da dove oggi sta Capo Canaveral, che una volta si chiamava Capo Kennedy, cioè dove effettivamente partono le navicelle, o meglio i razzi che poi portano in orbita le navicelle. E dove sta il centro di comando invece di questa missione? Sta in Texas, dove effettivamente sta Houston, e Houston è il centro di comando della NASA. Cioè Verne aveva intuito anzitutto dove doveva partire il razzo eventuale che sarebbe dovuto andare sulla Luna, e chiunque abbia studiato un po' di fisica sa che poiché la Terra è schiacciata, non è una palla perfettamente rotonda, è schiacciata ai poli, i punti migliori da dove partire sono vicini all'equatore, il più possibile, e infatti la Florida è la parte più sud degli Stati Uniti. Verne aveva capito che sarebbero stati gli Stati Uniti a diventare la potenza economica preponderante e quindi ad avere i soldi per fare le missioni lunari, e aveva capito che però ci sarebbe stata una diatriba tra la Florida e il Texas, e come in effetti ci fu. Il Texas era tra l'altro lo stato del presidente Johnson, che all'epoca era vicepresidente quando Kennedy lanciò la corsa allo spazio, e che la potenza politica ed economica del Texas avrebbe rivendicato un ruolo in queste missioni. E quindi tutto questo c'è nei libri di Verne. C'è anche addirittura il modo in cui poi questi astronauti tornarono indietro, cioè semplicemente invece di atterrare, non si poteva immaginare all'epoca dei razzi frenanti o cose di questo genere, e li fece atterrare nell'oceano,
che è esattamente quello che fanno, hanno fatto perlomeno, le missioni lunari della serie Apollo. Ci sono degli errori, ovviamente. Verne fece atterrare questo proiettile senza freni e la cosa sarebbe stata impossibile perché si sarebbe semplicemente incendiato e gli astronauti sarebbero morti per l'attrito di quando rientrano nell'atmosfera, quindi avrebbe dovuto frenarle. Infatti le navicelle, come voi sapete, hanno dei paracaduti quando arrivano, e poi si sarebbe sfracellata dentro l'acqua, ed è molto ingenuo pensare che qualche cosa che cade dentro l'acqua in realtà non si sfracella, perché arrivando a una grande velocità dentro l'acqua è come arrivare sulla Terra più o meno, no? Quindi bisogna stare molto attenti. Ci sono le parti interessanti, no? E le parti ingenue in Verne, e questo è un motivo addizionale, aggiuntivo per leggerlo. Perché oltre all'avventura, oltre all'aspetto scientifico, c'è anche da dirimere, no? Da separare il grano dall'olio, no? E capire che cosa funziona e che cosa non funziona. Quando i libri di Verne uscirono furono dei successi straordinari e poco dopo, qualche anno dopo, in realtà agli inizi del Novecento, nel 1901, uscì un film che tutti voi avrete visto probabilmente magari da bambini, ma andatelo a rivedere oggi, che tra l'altro è stato colorato quando il film uscì, era in bianco e nero, il film di Méliès, e vedete come rappresenta quel film agli inizi del Novecento, quasi 2000 anni dopo Plutarco, rappresenta la Luna esattamente come una faccia. Dentro l'occhio di questa luna naturalmente arriva il proiettile, perché Verne immaginava, e questo è uno degli aspetti ingenui della sua fantasia, immaginava che gli astronauti si sarebbero potuti sparare nello spazio. Sapeva esattamente qual era la velocità di fuga, che è 11,2 km al secondo, però non capì che quegli 11,2 km al secondo significano circa 40.000 km all'ora. Quella è una velocità che il corpo umano non potrebbe mai sopportare, quindi è impossibile sparare nello spazio degli astronauti a quella velocità. E soprattutto nessuno è mai riuscito a sparare nemmeno una navicella a quella velocità, e quindi oggi le missioni spaziali non fanno esattamente quello che diceva Verne, cioè non sparano un proiettile con un enorme cannone, bensì hanno dei razzi con degli stadi e accelerano la velocità pian piano, e tra l'altro portano la navicella via via in punti più lontani dalla Terra, dove la velocità di fuga diventa più bassa. E allora quando si raggiunge il punto in cui la navicella è nel punto giusto, in cui una spintarella la fa uscire dal campo gravitazionale, ecco che il gioco funziona. Ma qui nel film di Méliès c'è la rappresentazione come Verne se l'è immaginata, cioè un grande proiettile che è stato sparato da un grande cannone e che è finito dentro l'occhio della Luna. Méliès in realtà non si ispirò soltanto ai romanzi di Verne, ma anche a quelli di Wells, che erano usciti proprio agli inizi del secolo, alla fine dell'Ottocento, in particolare questo qua, che si chiama I primi uomini sulla Luna. Però Wells è uno scrittore meno interessante, forse più interessante dal punto di vista linguistico, letterario, come invenzione letteraria, ma non dal punto di vista scientifico. Guardate questi uomini. Questi sono gli uomini che sono arrivati sulla Luna con un proiettile rotondo, tra l'altro, no? E che cosa hanno fatto? Anzitutto sono vestiti come erano vestiti a casa, no? Sono partiti da casa con la giacca e i pantaloni, no? E così. E quando sono arrivati, che hanno fatto? Hanno aperto la porta e sono usciti sulla Luna, no? Cioè, la cosa più ovvia, no? Che puoi immaginare a uno che non ha idea di come sia fatta la Luna, no? Nonostante sia un uomo del Novecento, no? E che quindi qualche cosa avrebbe dovuto sapere, no? Anche perché prima c'erano stati Galileo, Newton, Maxwell e tanti altri. No? Ma i letterati non tutti si informano, mentre invece Verne si informano. Ma non vorrei essere troppo brutale o troppo crudele con i letterati, c'è gente che è ancora peggio dei letterati, per esempio quelli che fanno il cinematografo. Questo qua è un film di Spielberg, no? Tremendo, no? Tutti voi lo riconoscerete, no? E.T. La fantasia di Spielberg, no, è quella di un bambino di 6 mesi, no? Dice, come se lo immagina un bambino di 6 mesi, un marziano, no, un extraterrestre? Esattamente uguale a un uomo, uguale. E però no, sono
sono extraterrestri. Ah vabbè, allora hanno 6 dita invece che 5. Oppure hanno un cornetto qua che esce come le lumache, no, eccetera. Ma quello è un extraterrestre? Dov'è la fantasia? No? Questi uomini però stanno a Hollywood, cosa si può immaginare? No? Frequentano gente come loro, no? E fanno questi film tremendi, no? In cui poi se uno vuole andare in giro, cosa? Beh, pedalano e a un certo punto la bicicletta va su uno, insomma, pietoso. Quindi questo non ve lo do come compito. Se avete visto il film di Spielberg, come molti voi hanno visto, cancellatelo dalla mente, no? Perché dovete lasciare posto a cose più intelligenti, no? e più divertenti. Ma Plutarco, vi ho detto che Plutarco in realtà cercava di rispondere a domande sulla Luna. Perché è interessante leggere quel libro, quel racconto, diciamo, quel dialogo? Perché ci dice quanto i greci e i latini di 2000 anni fa sapessero, non solo in confronto a questo povero uomo di Spielberg, no? Ma anche in confronto a molti di noi, che crediamo di essere tanto educati, tanto conoscitori delle cose, ma poi quando leggiamo queste cose dici: ah, a questo non avevo mai pensato, ah, nemmeno a quell'altro avevo mai pensato, no? Quindi insomma gli antichi, proprio perché avevano poche distrazioni, cercavano di rimediare e riuscivano a conoscere molte cose. La prima domanda che Plutarco si fa è: quanto è grande la Luna? Ora pensate che all'epoca c'era gente, come c'è anche adesso credo, no? Che dice: ma boh, che domande, cioè, basta guardare, no? Uno mette il dito, no? e confronta, la Luna è grande come un'unghia del pollice più o meno, no? Perché guarda così, no? E voi direte: sì, qualcuno ride, no? Ma c'è gente che seriamente lo pensava, no? Perché non si capiva bene all'epoca come si potessero misurare le grandezze. Plutarco va un po' oltre, naturalmente non può pensare di arrivare effettivamente, no, alle misure giuste, ma questa è la sua idea di com'era la Luna. Ovviamente quando uno vive in Grecia pensa che la Grecia sia la cosa più importante del mondo, no? Come si dice, no? A Napoli ogni scarafone, no? È bella mamma sua, no? E quindi dice: la Luna sarà grande come il Peloponneso, no? Come si può immaginare qualcosa di più grande al mondo, no? Beh, certo, ci sono anche altre cose al mondo, ma non grandi come il Peloponneso, no? E quindi questo, eccolo qua, no? Più o meno la grandezza della Luna. Questo è ingenuo, ovviamente, no? Ma ci sono cose per niente ingenue. Per esempio, uno pensa, quando la Luna è mezza, no? Quando c'è mezza Luna esattamente, e oggi noi dopo Parmenide diremmo, cioè quando la Luna è rispetto al Sole a 90 gradi, no? fa un triangolo rettangolo, no? E noi vediamo esattamente la metà della Luna, l'ho appena detto, no? Mezza Luna, 90 gradi, no? Quindi vuol dire che il Sole illumina esattamente metà della Luna. E Plutarco dice: oh, ma come siete ingenui voi uomini di 2000 anni dopo a pensare che la Luna sia illuminata soltanto metà dal Sole. E fortunatamente noi siamo 2000 anni dopo, non dobbiamo soltanto pensare, perché la grandezza di questi uomini era che dovevano farlo nella testa queste cose, senza vedere quello che noi abbiamo potuto vedere. E queste sono immagini che noi abbiamo fatto, noi naturalmente umanità, no? Tutti insieme. E vedete che qui c'è la mezza Luna, ma questi sono i poli, e in realtà ce n'è un po' di più illuminata di metà. E qui per buona misura c'è mezza Terra, che anch'essa è illuminata dal Sole, e il Sole illumina più di metà della Luna e più di metà del Sole. E come fa? Ci hanno insegnato a scuola che il Sole è così lontano che i suoi raggi arrivano paralleli, e dunque no, devono illuminare soltanto metà dei corpi celesti. E invece la fotografia, no, ci fa vedere che ne illumina di più. E Plutarco ci dice: ma appunto, siete ingenui, no? Perché in realtà, sì, il Sole è grande, è vero, e la Terra è più piccola, però i raggi del Sole, no, che cosa fanno? Formano un cono. E Plutarco dice addirittura: non è che questo l'ho scoperto io. Già Omero parlava dell'ombra appuntita del Sole, e quindi già i greci 3000 anni fa sapevano che in realtà l'ombra appunto è appuntita, e allora se l'ombra è appuntita naturalmente non prende solo metà, ma ne prende anche una parte di dietro. Poi c'era Giordano Bruno, naturalmente, che quando dice: beh, allora se uno quando è lontano come il Sole vede più di metà della Terra, no? O della Luna, no? A seconda che stia guardando uno o l'altra, dice: se uno va più indietro, che cosa succede? No? Ne vede sempre di più.
E quindi quando arriva all'infinito vede anche la parte di dietro, ma Giordano Bruno è stato bruciato giustamente, no? A buoni motivi, perché uno non deve esagerare, no? Cioè, il problema è che bisogna dire le cose giuste, ma se uno le dice sbagliate poi deve giustamente pagare. Un'altra cosa che Plutarco dice, e questa in realtà pochi di noi l'hanno vista con i propri occhi, è che la Luna dovrebbe essere in bianco e nero, no? E infatti la vediamo quasi sempre in bianco e nero, ma a volte la vediamo colorata, e la vediamo colorata durante le eclissi. E questa è una cosa molto strana. Plutarco qui si arrampica sugli specchi, naturalmente propone delle idee sul perché ci siano questi colori, poi si immagina che ci siano colori di tutti i generi, quando la si vede verde, quando la si vede viola, non è così, no? Però in realtà la Luna durante l'eclissi fa questo lavoro. Parte in bianco e nero, poi entra nel cono di luce e poi per motivi di rifrazione, motivi di ottica che noi oggi conosciamo bene, acquista questo colore rossastro. E se uno è fortunato, quando la Luna è sufficientemente vicina e c'è l'eclissi nel momento giusto, eccetera, oggi i giornali, che non capiscono quasi mai quello di cui parlano quando parlano di questioni scientifiche, ci dicono motivazioni a volte sbagliate, a volte giuste, ma a volte parlano di questo fenomeno meraviglioso che si chiama The Blood Moon, addirittura, la Luna rossa come il sangue. E a volte effettivamente succede, è successo anche recentemente, credo nell'ultimo paio d'anni, no? Quindi siamo stati allertati dai mezzi di informazione e qualcuno di voi sarà stato anche fortunato nel vederla. Purtroppo nessuno è perfetto, naturalmente, quindi nemmeno Plutarco. E Plutarco, come ho detto prima, era un sacerdote di Apollo, era un filosofo, eccetera, aveva tanti difetti, e racconta anche dei miti a proposito della Luna. Però è interessante perché racconta miti, e quindi un uomo d'oggi, a meno che non abbia fatto liceo classico, no, dovrebbe dire, vabbè, racconta stupidaggini, perché i miti cosa volete che siano, no? Per esempio questo mito qua, no? Che tutti conoscono, che è il ratto di Proserpina o Persefone, a seconda che uno sia greco o latino, no? Che poi è il mito, per modo di dire, perché è quello che succede sempre a tutte le persone, le mamme, no? Mamma italiana, la vedete qua, no? La mamma italiana, che ha una figlia, no? E che si sposa con qualcuno, che è questo signore qua, no? E quel qualcuno non va mai bene alla mamma, no? Infatti il motivo per cui ci sono tutti questi problemi tra suocere, no? E i mariti delle figlie, che non so come si chiamino dal punto di vista della suocera, ma insomma, vabbè, voi lo saprete meglio di me, nuore forse, no? Così. E come mai? E le mamme vorrebbero che la figlia stesse con loro, ovviamente, no? Non si allontanasse mai, le figlie vogliono andarsene invece dalla mamma, no? Qualunque persona trovi, non tanto, possono sposarsi anche la prima, perché la mamma non sarà mai contenta, no? Nemmeno quando questo signore, in fondo, non era mica un brutto partito, no? Era re, è vero, il re dell'inferno, ma insomma, re dell'Ade, però è un posto dove si stava caldi, no? Quindi non era poi così male. E Plutarco ci racconta di questo mito, il ratto di Proserpina, e dice in realtà sembra che sia una storia stupida, no? Perché poi la madre fa i capricci, essendo una divinità, Demetra va dal padre degli dei, da Giove, e dice: io qui faccio un patatrac, perché sono Demetra, sono la dea della terra, no? Quindi se non mi restituite mia figlia, se non me la togliete da quell'energumeno che se l'è sposata e l'ha portata all'inferno, letteralmente, perché quella era casa sua, no? Dice farò dei danni enormi alla terra sulla quale io ho il potere. E allora gli dei arrivano a un compromesso, no? Dice: vabbè, facciamo una cosa, la figlia se ne sta 6 mesi con il marito e poi 6 mesi con la moglie, che è una cosa, se ci pensate, ottimale per tutti, perché la povera figlia sarà innamorata del marito, ma dopo 6 mesi chi può sopportare un marito, no? Quindi uno se ne torna dalla madre, ma poi se ne torna dalla madre perché si è dimenticata com'era la madre, e dopo un po' che ci sta dice: ma forse persino mio marito è meglio della madre, no? E invece questo continuo andirivieni di stare un po' col marito, un po' con la madre, no? Sarebbe una cosa meravigliosa. Quindi ogni 6 mesi c'è questo andare e tornare, e Plutarco dice: vabbè, una storia così. Ma gli antichi, dice, e questo è molto interessante soprattutto per quelli che hanno fatto il liceo classico, che credono che i miti si fermino lì, dice: gli antichi raccontavano queste supposte o apparenti stupidaggini perché la gente capisce solo le storie sulle suocere, sulle nuore, no? Ma dietro nascondevano invece qualche cosa di molto importante.
E in particolare dietro a questo mito, ci dice Plutarco, e lui l'ha fatto poi in tanti altri casi, per esempio c'è un altro dialogo che si chiama Iside e Osiride, e anche lì reinterpreta il mito di Iside e Osiride, che ricorderete, un mito egiziano in cui c'è quest'uomo che viene fatto a pezzi per gelosia e la sorella, moglie, vabbè, questo non tocchiamo questi fatti, ci fosse qua recalcati, no? Sarebbe la fine, no? Ci spiegherebbe tutte le cose che stanno dietro, no? Così, no? Lo farebbe come fanno i liceali classici, quindi non andrebbe tanto bene. Ma comunque, no? Torniamo al nostro mito, no? Che cosa dice? Lui dice, ma guardate che cosa succede quando Ade riporta la figlia alla madre. La madre l'abbraccia, no? Perché sta arrivando. E invece poi sei mesi dopo, quando lei se ne andrà, è la figlia che abbraccia la madre, no? E se ne va. E lui dice, che cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che dietro questo mito c'è il racconto delle eclissi che più o meno avvengono per motivi che si potrebbero spiegare, no? Molto più precisamente all'incirca una volta ogni sei mesi, perché la Luna, la Terra e il Sole devono trovarsi nella posizione giusta, appunto, e nell'immagine che ho fatto vedere prima, no? Si capisce anche perché ogni sei mesi, uno da una parte, no? E uno dall'altra, no? Rispetto all'orbita. E allora dicevo, quando è che avvengono le eclissi? E beh, per esempio, quando la Terra abbraccia la Luna con la sua ombra, quella è un'eclissi di Luna, la Luna non si vede più, ed è il momento in cui appunto la Terra abbraccia, cioè Demetra abbraccia la figlia che sta tornando. E dall'altra parte, sei mesi dopo, quando si è dall'altra parte dell'orbita, invece è un'eclissi di Sole, cioè il Sole viene oscurato sulla Terra dalla Luna, ed è la Luna questa volta, cioè la figlia, che abbraccia una parte della Terra, in quel caso lì soltanto. Quindi vedete come i dialoghi dell'antichità, anche se scritti da sacerdoti di Apollo, anche se scritti da filosofi, a volte rivelano un sacco di notizie che sono invece notizie pure semplici, sono fatti, non sono le fake news di cui oggi tanto si sente parlare. Bene, questo era Plutarco, questa anticipazione di come si guarda la Luna dalla Terra. Però in realtà gli astronauti hanno fatto una cosa molto più interessante. Sono andati sulla Luna a guardare la Terra, la cosa contraria, la Terra vista dalla Luna. Ora qui Plutarco non ci è arrivato, perché qui ci voleva veramente uno scienziato, seriamente parlando, e lo scienziato che lo fece è quest'uomo che vedete qua, che si chiama Keplero. Keplero era un personaggio straordinario, non vi sto a raccontare la sua storia perché sarebbe una storia lunga, aveva una madre, come tutti naturalmente, no? Con buona pace dei recalcati, ma questa madre a un certo punto fu accusata di stregoneria, era il 600, naturalmente quella non era un'accusa da prendere sotto gamba, Keplero dovette difenderla, fecero il processo e poi fortunatamente non finì a rogo proprio perché Keplero riuscì a scagionarla, proprio a causa di un libretto che è quello di cui parlerò in questo momento. Perché parlo di questo libretto? Anzitutto è un libretto scritto da uno scienziato che però è un racconto letterario, si chiama Il Sogno, Somnium. È un libretto che Keplero scrisse da giovane dopo aver letto quel dialogo di Plutarco. O meglio, ne scrisse una parte prima, poi lesse quel dialogo di Plutarco e disse, ma guarda qua, qui c'è uno che ha pensato più o meno le stesse cose che ho pensato io, e disse, d'ora in poi, quando il mio libretto, Somnium, sarà pubblicato, voglio che sia sempre pubblicato insieme al libro di Plutarco. Naturalmente non l'ha mai fatto nessuno, no? Perché chi se ne frega di che cosa dice Plutarco, fino a quando sono arrivato io, modestamente, no? Che ho tradotto queste due opere, le ho messe insieme in un libro che si chiama appunto Dalla Terra alle Lune, e vedremo in seguito tra un momento perché un plurale, e no, visto che la Luna è una sola, no? Perché si parla di lune, no? E però li ho messi per la prima volta, e infatti Keplero mi ha scritto una lettera dall'inferno, no? Dicendo, finalmente la ringrazio professore, no? Che ha fatto quello che io avevo chiesto e che nessuno aveva fatto. E allora Keplero dice, poiché Plutarco ha già detto tutto quello che poteva dire sulla Luna a vista della Terra, io mi immagino questa volta di andare sulla Luna e guardare la Terra, cioè di fare la cosa contraria. Non sono il primo, dice lui. Già altri hanno pensato di fare un viaggio di questo genere, un viaggio cosmico. Per esempio lui cita quest'uomo che si chiama, questa storia che è di un signore che si chiama Luciano,
è una storia sarcastica, e infatti è talmente sarcastica che si intitola Storia vera. E Luciano lo fa apposta, no? Lo dice nella prefazione, lo dico, tutti in genere raccontano delle balle, no? No, dico, io invece l'unica cosa che dico, no, di vero è nel titolo, perché poi è tutto inventato. E infatti si inventa, vedete qui c'è una navicella, una barca che viene presa da un vortice sul mare, sull'oceano, e questo vortice la porta su e ad un certo punto la deposita sulla Luna. È un libro molto divertente, perché non è un libro scientifico, naturalmente, no? Quindi non so se consigliarvi di leggerlo o no, però potete farlo se volete, naturalmente, no? Non è molto lungo, e racconta per esempio come sono i lunatici, perché lui va sulla Luna, i personaggi di Luciano vanno sulla Luna e devono mangiare, per esempio, no? E la cosa divertente è che non mangiano, perché loro dicono, ma no, abbiamo trovato della roba, no? Che basta fumarla, no? È una cosa meravigliosa, no? E in effetti poi si scopre, no? Che queste cose arrivavano dall'India già all'epoca, no? Quindi quella che noi chiamiamo ganja, credo, credendo che sia chissà che cosa, no? Già i romani, no? E i loro contemporanei la conoscevano. E questo è uno dei tanti esempi che Plero fa di suoi anticipatori. Notate che non è da prendere sotto gamba questo racconto, perché un uomo come Borges, che è stato uno dei più grandi scrittori di racconti del Novecento, sudamericano di Buenos Aires, argentino, ha detto, secondo me, e Borges era uno che aveva letto tutto, naturalmente, no? Quindi sapeva di che cosa parlava, esattamente come Calvino, che tra l'altro era suo amico. Anzi, quando una volta c'è questo episodio che non c'entra niente, ma lo dico perché è bello e vale la pena, Borges venne in Italia e naturalmente era cieco, come voi sapete, era un po' come Omero, era diventato cieco completamente verso la fine dei suoi anni. Agli inizi ci vedeva poco, no? Così, ma quando arrivò in Italia, quella volta era cieco, ormai non vedeva più, e credo che arrivò proprio a Torino, alle Einaudi, no? Quindi c'era tutta la gente che lo agnava così, no? E a un certo punto gli dissero, ma Borges lo sa che c'è Calvino? E lui disse, sì, l'avevo riconosciuto dal silenzio. È meraviglioso, no? Perché cioè, riconoscere uno dal silenzio vuol dire che il silenzio di Calvino, no, era un silenzio incombente, naturalmente, no? Così. Ma dicevo, Borges disse di questo libretto, racconto di Keplero, è il primo racconto vero di fantascienza. Perché ho citato adesso Luciano con queste turbe, no? Così, quella non è scienza, quella è fantasia. Ho citato prima l'Ariosto, uno va sulla Luna con l'ippogrifo, dove è sto ippogrifo? E poi come si va? Con qualunque animale anche esistente, eccetera. Quelle sono cose fantastiche, si possono inventare qualunque cosa, no? E questo è un po' il lato debole dei letterati in un certo senso. Inventano, ma vabbè, inventare è infinita l'impresa, perché si può inventare di tutto. Borges dice che Plero inventa, ma fa fantascienza, cioè c'è la scienza che lo condiziona, lui sa che cosa è possibile e cosa non è possibile, e allora si inventa di andare sulla Luna in che modo? In una maniera, tra virgolette, scientifica. Vi ho appena detto di come sono le eclissi che abbracciano la Luna oppure abbracciano la Terra, cioè la Terra abbraccia la Luna e la Luna abbraccia la Terra durante le eclissi di Luna e di Sole. E allora lui si immagina i suoi personaggi, che sono dei demonietti, che scivolano su questi coni di ombra provocati dalle eclissi. E quindi per andare sulla Luna aspettano il momento in cui la Terra con la sua ombra abbraccia la Luna e zoom, si buttano giù, no? E arrivano come se fossero su degli scivoli. Poi devono aspettare naturalmente che la Terra e la Luna facciano il giro, no? Dopo 6 mesi effettivamente non ritornano con un'eclisse questa volta di Sole sulla Terra. E Keplero naturalmente scrive un racconto a chiave. Lui racconta delle cose fantastiche, se uno non sa di che cosa sta parlando è perso, ma se segue il filo e soprattutto se va a leggere le note di Keplero, lui lo spiega. E per esempio a un certo punto c'è bisogno di una parola magica che ha 21 lettere e lui dice bisogna dire questa parola magica per poterci andare veramente sulla Luna. E poi spiega nelle note e dice la parola magica è astronomia copernicana. Perché quella era la novità all'epoca, che Copernico era arrivato a metà del Cinquecento, il suo libro fu pubblicato nel 1543, che è un anno fatidico, è l'anno in cui cade l'impero d'Oriente, Costantinopoli, no? E 50 anni, 60 anni dopo, Galileo e Keplero incominciano a
cogliere i frutti di questa rivoluzione copernicana, e per lui quella cosa, l'astronomia copernicana, diventa la parola d'ordine, la chiave che gli permette di dire tante cose nuove sulla Luna. Lui ci va e sa che andare sulla Luna sarebbe complicato, sa più o meno quanto la Luna è lontana, lo sappiamo anche noi, 380.000 chilometri, lo sapevano gli antichi, 60 volte il raggio terrestre, quindi il conto era presto fatto, 380.000 chilometri che bisogna fare molto velocemente, perché le eclissi durano poco, quelle di sole durano pochissimo, perché le si vede soltanto in una zona limitata, pochi minuti, ma le eclissi di Luna durano circa in media 4 ore, e quindi 380.000 chilometri fatti in 4 ore sono quasi 100.000, 85.000 chilometri all'ora, no? Una velocità tremenda. Vi ho detto prima che i cannoni che dovessero sparare qualche cosa fuori dell'orbita terrestre dovrebbero spararla a 40.000 chilometri all'ora, che sarebbe insopportabile per gli uomini. Keplero questo non lo poteva sapere, ovviamente, perché non si può pretendere troppo, no? Però capisce che è una velocità molto grande. E allora dice, come farebbero questi poveri astronauti ad andare a quelle velocità? Si immagina più o meno quello che poi faranno. Dice, bisogna legarli, tanto per cominciare. Infatti gli astronauti si legano, altro che, no? Con tutte queste cinghie, no? Alla loro navicella. Dice, bisogna dargli degli ausili per poter respirare, perché dicono che quando si sale sul Monte Olimpo, per esempio, che poi è una collina alta 5 metri, no? Perché i poeti poi la esagerano sempre, no? Però dice, uno sale lì, no? E gli viene il fiato corto, la gola secca, quindi bisogna portare dell'acqua. E allora non solo leghiamo questi nostri astronauti, ma gli diamo, noi diremmo un respiratore, lui dice invece gli mettiamo una spugna con dentro dell'acqua perché possano abbeverarsi, eccetera. È un tentativo di far capire che gli astronauti che andassero veramente sulla Luna avrebbero dei grossi problemi, e quindi bisognerebbe usare una tecnologia appropriata. E finalmente arrivano sulla Luna. Questa non è una fotografia tratta dal libro di Keplero, naturalmente questa è una delle immagini che sono state fatte proprio 50 anni fa dall'Apollo 11 e dagli altri fortunati, perché come sapete sono stati 12 gli astronauti che sono scesi sulla Luna in 6 missioni, perché ogni volta ne scendevano 2 e uno aspettava in orbita per raccoglierli e riportarli indietro. Avrebbero dovuto essere 14, perché c'era anche l'Apollo 13 che, come ho detto prima, invece non arrivò a destinazione, no? E quindi quelli lì saltarono. E la cosa interessante è, finalmente siamo arrivati in un modo o nell'altro, con la fantasia come Keplero, ma anche Galileo, oppure nella realtà sulla Luna, e come appare la Terra dalla Luna? E voi direte, che domanda interessante, capirai, apparirà come appare la Luna dalla Terra, no? È la stessa cosa, siamo simmetrici, eccetera. Ah, non è così, così scontato. E infatti, quando l'Apollo 8, la prima missione che andò verso la Luna, arrivò finalmente sulla Luna, dopo circa 2 giorni e mezzo di viaggio, 3 giorni, arrivarono, e se andate in rete oggi potete vedere su YouTube questi filmati straordinari, perché magari tecnicamente non sono molto interessanti, però le cose che fanno vedere. Potete immaginarvi come potevano sentirsi questi 3 uomini, era la prima volta che gli uomini andavano dall'altra parte, perché la Luna dà sempre la stessa faccia rivolta verso la Terra. Voi direte, ma questa è una cosa miracolosa. No, i miracoli non ci sono, forse non tutti lo sanno, no? Quindi quando le cose succedono c'è un motivo, no? E in realtà questo succede anche per altri satelliti di altri pianeti e così via. Notate, e questo vi potrà dare una certa inquietudine, succederà anche per la Terra, perché è un prodotto, un effetto, diciamo così, di un freno gravitazionale che frena i pianeti, i satelliti che girano attorno ai pianeti e i pianeti che girano attorno al Sole. E ovviamente li frena a velocità diverse, e un giorno anche la Terra darà sempre la stessa faccia verso il Sole. Sarà tremendo, perché la faccia che dà verso il Sole, sempre calda, no? Notate che tra l'altro non c'è giorno e notte, perché è sempre così, no? Sempre rivolta, no? E dall'altra parte invece sempre buio, sempre freddo, no? Vabbè, ma comunque è lontano, se qualcuno si preoccupa non succederà durante la vostra vita e nemmeno quella dei vostri figli, eccetera, ma prima o poi succederà. Ma dicevo, la Luna dà sempre la stessa faccia verso la Terra, dunque
noi abbiamo sempre visto una faccia, è sempre quella faccia che sembra faccia per l'appunto. Notate che oggi noi continuiamo a chiamare la faccia della luna proprio per i motivi che gli antichi avevano e che Plutarco ci raccontava prima. Dunque, gli astronauti dell'Apollo 8 per la prima volta passano dietro la luna e vedono la faccia nascosta. Com'è la faccia nascosta? Uguale all'altra, naturalmente, no? Perché è ovvio che il pianeta è più o meno fatto uguale, no? Il satellite è fatto più o meno uguale, però deve essere stata una bella emozione. Quindi vedono questa faccia di dietro, poi passano dalla faccia che già conoscevano, la guardano, riconoscono i crateri che avevano visto col telescopio, eccetera, ripassano di dietro la seconda volta, oh, molto interessante, la terza volta, oh... E dopo un po', vabbè, abbiamo vista tre volte, cosa dobbiamo fare adesso? E allora si sente il capitano di questa navicella che si chiamava Bormann, qualcuno di voi che ha la mia età o poco più se lo ricorderà, no? E poi divenne un divo quando tornò per 6 mesi, perché poi i divi divennero ovviamente quelli che scesero sulla Luna. E Bormann dice, vabbè, adesso l'abbiamo vista 3 volte, siamo contenti, no? Giriamo la navicella, no? E guardiamo le stelle. E si sente questa registrazione degli astronauti in cui lui dice giriamo la navicella e dopo pochissimo si sente uno dei tre che dice guardate, guardate, guardate cosa c'è, dammi la macchina fotografica. E che cosa avevano visto? Senza saperlo, no, perché non se l'aspettavano, avevano visto la Terra. Questa è una delle immagini che fecero in quel giorno, erano i giorni di Natale, come ho già detto prima, del 1968 e questa fotografia divenne la fotografia del secolo. Perché è la Terra vista dalla Luna. Non la si era mai vista così, perché gli uomini non si erano mai allontanati a sufficienza da poterla fotografare interamente, no? E la si vede come? Beh, anzitutto notate, non è intera. E non è che uno ha tolto le parti che non gli piacevano, per esempio io toglierei l'America o l'Inghilterra, no? Via. No, no, quello è a turno, no, naturalmente, no? Ci sono delle fasi. Quindi in un certo senso l'intuizione che si poteva avere che la Terra dalla Luna si vede come la Luna dalla Terra è abbastanza corretta. La Terra ha esattamente le stesse fasi che ha la Luna, quindi a volte la si vede intera, a volte non la si vede, e quella che potremmo chiamare Terra nuova, così come la Luna nuova, e a volte ne si vede una parte, e qui la si vede per l'appunto, no, è un po' più di metà, no? Ma la cosa interessante, prima di tutto, è che è colorata. Mentre noi vediamo la Luna in bianco e nero, dalla Luna la Terra si vede a colori. Perché? Perché sulla Terra c'è la vita, ci sono gli oceani, le foreste, i deserti, eccetera, no? Quindi è uno spettacolo molto più bello. Ma non basta questo, perché in realtà la Terra è molto più grande della Luna, circa 3,5 volte come diametro, no? E quindi 10 volte come superficie, è un pallone enorme. Quindi potete immaginarvi adesso, no? Se qui sopra di noi, invece di esserci la Luna in bianco e nero, ci fosse un enorme pallone colorato. E la cosa interessante è che questa fotografia fu chiamata dalla rivista Time, che la pubblicò, Earthrise, cioè il sorgere della Terra. La Terra stava salendo nel cielo. E uno dice, beh certo, perché anche la Luna, no? Sale nel cielo della Terra, no? E poi scende, no? E il problema è che si erano dimenticati questi giornalisti che diedero questo nome assurdo a questa fotografia, che in realtà non era affatto la Terra che stava salendo, ma era la navicella che stava girando intorno alla Luna e quindi dava l'impressione che la Terra salisse, ma era la navicella che si muoveva. E il motivo per cui la cosa è assurda è perché, come vi ho detto poco fa, la Luna dà sempre la stessa faccia alla Terra. Il che significa che se uno è sulla Luna, la Terra la vede ferma nel suo cielo, non si muove. Quindi è un pallone enorme, fermo nel cielo, colorato. Notate che ovviamente dipende da dove uno lo guarda, se lo guarda dall'equatore, se lo guarda dai poli, la sua inclinazione del cielo è variabile, ma in un punto è sempre lì, non si muove, sta fermo. O meglio, quasi non si muove, perché mentre la Luna dà sempre la stessa faccia e quindi se non si alzasse e non scendesse noi vedremo sempre lo stesso spettacolo, la Terra non è ancora arrivata a quel punto che vi dicevo prima, cioè di dare sempre la stessa faccia e poi comunque la darebbe al Sole e non alla Luna. E allora che cosa fa? Gira su se stessa nel giro di 24 ore e poi si deve allineare, quindi 24 ore e 50 minuti, circa 25 ore. Quindi se uno avesse una seggiolina, si siede sulla Luna e sta lì a guardare
e vede la Terra nel giro di un giorno terrestre, poco più, girare su se stessa, vede tutti i continenti, no? E poi di nuovo ricomincia, eccetera. Quindi è uno spettacolo meraviglioso, molto diverso da quello che noi abbiamo, che già è una cosa che ha ispirato tutti questi poeti. Pensate i poeti riportati tutti sulla Luna, no? A guardare la Terra, chissà che cosa scriverebbero. Terra, che fai tu su nel cielo? Dimmi che fai, no? Ho detto delle fasi lunari e delle fasi terrestri. La cosa interessante però è che sono complementari. La Luna è più piccola, quindi la vedete qui non proprio così piccola, ma insomma per poterla vedere, e la Terra è più grande. Questa è la Terra nuova, quando non si vede praticamente, o meglio c'è una piccola falce di Terra. E questa, quando la Terra è nuova, poiché i fenomeni sono veramente speculari, no? Quando la Terra è nuova sulla Luna, la Luna è piena sulla Terra e viceversa, no? Quindi vedete qui, questa è praticamente la Terra piena e qui la Luna è praticamente nuova. E la parte che manca da una parte qui è quella che c'è qui. Naturalmente una è più grande, l'altra più piccola, no? Quindi non combaciano perfettamente, ma la parte che manca sulla Terra la trovate sulla Luna illuminata e viceversa. E naturalmente poi sono inclinate, no, in maniera perpendicolare l'uno dall'altra. Ma c'è molto di meglio, perché in realtà oggi i satelliti sono andati molto più lontani che non semplicemente sulla Luna per vedere la Terra. Ho detto prima che la Luna dalla Terra dista circa 380.000 chilometri. Se uno va a 1 milione di chilometri dalla Terra, che cosa fa? Beh, riesce a vedere insieme la Terra e la Luna. E guardate queste immagini straordinarie che potete trovare sul sito della NASA. Questa è la Luna, queste sono le proporzioni giuste che vedete da lontano, no? Questa piccola palla, no? Che gira, addirittura questo è un film, è un fotogramma di un film, e lo potete vedere su YouTube, e vedete la Luna che gira attorno alla Terra, ovviamente in quei film fatti girare velocemente, che vi fanno vedere per l'appunto, no? Qual è questo movimento che poi in realtà, no? Avviene durante un mese. Ora, questa è la Luna che copre la Terra. Ma noi sappiamo che quando la Luna copre la Terra e scherma il Sole, avviene un'eclisse sulla Terra. E come si vede un'eclisse dal cosmo? Eccola qua. Qui è più o meno la stessa foto, solo che ci si è messi in una posizione un po' più vicina, in quindi la Luna ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo nell'obiettivo, e questo è quello che si vede dell'eclissi. È semplicemente un'ombra. Ovviamente l'eclissi è quello. Nonostante il fatto che quando avviene un'eclissi di sole c'è gente che parte, che attraversa il mondo, che va a fare la gita per poterla vedere, sperando di vederla, perché poi quelle sono sempre cose che hanno a che fare con l'atmosfera, quindi a volte non si vede, il cielo è coperto. Ma è semplicemente l'ombra. Un'ombra enorme, come potete vedere, fatta su un bel pezzo di terra, che si sposta, e anche qui potete vedere i filmati su YouTube di questa ombra che si sposta, perché man mano che la Luna si sposta, la sua ombra si sposta insieme a lei, no? E passa in zone diverse della Terra. Ho parlato di Terra nuova e di Terra piena, che sarebbero l'analogo della Luna nuova e della Luna piena della Luna piena, della Luna nuova sulla Terra. Ma ho parlato anche delle eclissi. Che cos'è un'eclissi di Sole? È quello che succede quando la Luna passa di fronte al Sole e lo oscura. Notate che noi siamo particolarmente fortunati, e questo è semplicemente un caso della natura. Cioè il fatto che la grandezza apparente della Luna e la grandezza apparente del Sole, ovviamente il Sole è molto più grande della Luna, ma è molto più distante. Però potrebbero essere, insomma, uno magari il doppio dell'altro, la Luna più grande, il Sole più grande. No, noi siamo così fortunati che la grandezza della Luna, come la vediamo dalla Terra, e la grandezza del Sole, come la vediamo dalla Terra, sono praticamente le stesse. E quando avviene il momento cruciale in cui la Luna si mette di fronte al Sole e noi la vediamo dalla Terra, copre perfettamente il Sole. E quello è il modo in cui avvengono le eclissi. Cosa succede sulla Luna con la Terra? Esattamente la stessa cosa. Qui a destra vedete la Terra nuova. È l'analogo della Luna nuova, anzi vedete una piccolissima falce, vuol dire che siamo agli inizi della nuova fase, no? Ovviamente la Terra non è illuminata, ma guardate cosa succede.
Mentre quando la luna nuova e noi non la vediamo praticamente perché è oscurata, no? E la Terra è illuminata perché ormai c'è la luce artificiale e quindi dalla luna noi potremo vedere, quando c'è Terra nuova, potremo vedere le luci terrestri che illuminano i continenti, soprattutto in certe zone dove sono più concentrate. E questo notate che è una fotografia, quindi non sono cose fatte da artisti, no? Che quindi se la immaginano così. E qui invece c'è l'eclissi, cioè la Terra che passa di fronte al Sole e lo oscura. Notate che la Terra, come vi ho detto, è molto più grande del Sole. E quindi, poiché il Sole dalla Luna e dalla Terra si vede con la stessa grandezza più o meno perché è talmente lontano, no? Quando la Terra passa di fronte al Sole, lo oscura completamente, o meglio, dovrebbe oscurarlo completamente se fosse come la Luna. Sarebbe una cosa molto più grande, no? Che gli passa davanti, no? E noi non lo vediamo più. E invece guardate che cosa succede. Che cosa ha di differenza la Terra, oltre al fatto di avere i colori? Ha l'atmosfera. E allora il Sole dietro, lo vedete laggiù, no? Più o meno, no? Che fa quasi capolino, ma anche quando è dietro illumina la parte che sta dietro e i raggi vengono riflatti dall'atmosfera e si vede questa corona attorno. Quindi quando si vede l'eclissi di Sole dalla Luna provocata dalla Terra, in realtà non è che il Sole viene oscurato, ma fa questa specie di alone colorato sulla Terra. Ed è di nuovo, no? Uno spettacolo meraviglioso. Però certo, il motivo per cui la foto della Luna che abbiamo visto poco fa è diventata la foto del secolo è perché per la prima volta ci siamo visti da lontano. Ma poi i satelliti sono andati molto più lontani, anche se non c'erano gli uomini sopra. E man mano che ci si allontana, si capisce veramente quanto che cosa sia quella che Dante chiamava questa aiuola che ci fa tanto feroci. Perché questo, per esempio, è una fotografia fatta da Marte, che è molto più lontano, è sufficientemente lontano da poter cogliere in un unico obiettivo sia la Terra che la Luna, e vedete là la Luna e la Terra. Notate che la Terra e la Luna sono illuminate nello stesso modo, perché il Sole sta dalla stessa parte ovviamente, no? E quindi fanno, a seconda del punto in cui si vede, la stessa falce. E quando si va ancora più lontano, qui ormai già quasi non si vede più, cioè siamo così lontani che non riusciamo nemmeno a capire il fatto che la vita su questa Terra possa renderci appunto, no, così feroci, come diceva Dante, no? O magari anche darci la felicità, che è l'altra parte, l'altra faccia della medaglia, no? Viste da lontano siamo veramente insignificanti, ma non così insignificanti come siamo, ci illudiamo a volte di non essere. Perché questa invece è una foto di Saturno, lontanissimi, se abbiamo tempo ancora vi parlerò anche di Saturno tra un momento, ma vi faccio subito vedere questa foto. Questa è una foto, tra l'altro, è una foto fatta da un satellite, che è una sonda, che si chiama la sonda Cassini, e vedremo tra un momento la fotografia di Cassini. Saturno è un pianeta speciale, di cui parleremo tra un momento, c'ha gli anelli, eccetera, ma concentratevi su un punto di questa foto, che ha fatto il giro del mondo, che però gli uomini, sì, a volte quando si scende sulla Luna possono commuoversi e guardare la televisione, ma altrimenti queste cose passano un po' inosservate. Vedete questo puntino qua? Quella è la Terra vista da Saturno. E Cassini l'ha fotografata per caso, e quando alla NASA si sono accorti che era lì, dissero: mamma mia, noi siamo quelli, siamo veramente un puntino nello spazio, siamo ancora dentro il sistema solare, siamo a casa nostra in fondo, no? Nel nostro giardino, e già non contiamo quasi più nulla, no? Quando poi andassimo più lontano, questa non è una foto, naturalmente, perché nessuno è mai andato così lontano da poter vedere la nostra galassia da lontano, ma noi saremo qui più o meno in quel punto dove c'è scritto qui, appunto, non si vede assolutamente nulla, uno di quei puntini sarebbe il Sole. E naturalmente i pianeti sono scomparsi, non siamo nemmeno più visibili, altro che il fatto di preoccuparci di come appariamo da lontano. E questa è la storia che racconta Keplero. Keplero però l'ha vista tutta questa storia qua, perché l'ha vista con gli occhi della testa,
E anche Galileo, in quel libro che vi ho consigliato come compito, cioè la prima giornata dei dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo, racconta la stessa storia. Dice: cosa succederebbe se andassimo sulla Luna e guardassimo la Terra? Bla bla bla, tutto quello che ho raccontato. La differenza è che oggi noi queste cose le possiamo vedere. Loro le hanno viste con l'occhio della mente, come lo chiamava Shakespeare, the mind's eye, no? Ma noi le abbiamo viste, per fortuna, no? Con l'occhio del corpo. Queste foto sono l'illustrazione di questi libri. Ed è per quello che nella traduzione che vi ho detto, in quel libro che ho citato prima, Dalla Terra alle Lune, non ho soltanto tradotto questi testi, ma di fronte li ho illustrati, ci ho messi le foto che avrebbero messo anche loro se fossero vissuti secoli dopo e avessero potuto effettivamente vedere, no, queste cose che però avevano perfettamente intuito. Potrebbe finire qui la storia, se volete la finisco qui, no? Ma anzi facciamo un sondaggio. Continuo o no? Non tutti dicono sì, ah, va bene allora. Perché c'è un seguito a questa storia. La cosa interessante è che Keplero, vi ho detto, ha letto il libro di Plutarco e poi appunto ha detto: oh, che bello, scrivo la continuazione e voglio che vengano pubblicati insieme. Ma pochi anni dopo Keplero, cioè Keplero ha vissuto nel primo terzo del 1600, ma alla fine del 1600, quindi una cinquantina d'anni dopo, un signore che si chiamava Huygens, lo vedete qua in questo medaglione, che è stato il più grande scienziato dalla morte di Galileo, come sapete Galileo è morto nel 1642, e quello stesso anno è nato un bambino, no? Il giorno di Natale, veramente, no? Tra l'altro, la sera di Natale, ma non si chiamava Gesù, si chiamava Isacco, che è pur sempre un nome biblico, no? Ma è comunque diverso, ed è nato nella perfida Albione, no? Cioè in Inghilterra, ed era Newton. Newton è nato lo stesso anno della morte di Galileo e lui, che era l'ultimo dei maghi, come lo chiamò l'economista Keynes, ci vedeva anche quasi un passaggio di testimone, no? Muore uno e la sua anima si reincarna in un altro che sarà ancora più grande di lui. Però Newton non è nato imparato, come si dice, no? Non è che il giorno che è nato di Natale già sapeva tutto, cioè ha dovuto piano piano, no, diventare quello che era. E quindi divenne poi il più grande scienziato della storia, praticamente, nel 1687, quando pubblicò il suo libro fenomenale che si chiama I principi a matematica della filosofia naturale, che non vi consiglio di leggere, no? Perché quello sì che è un libro, insomma, è solo per qualcuno, no? Insomma, un libro complicato, perché Newton non scriveva racconti, benché una parte lo scrisse, si chiamava Il sistema del mondo, è quasi un libro divulgativo, che però non si trova nemmeno pubblicato in commercio adesso, no? Qui sono attaccato da extraterrestri, no? come direbbe Spielberg, no? E dicevo, ma in quel periodo, tra la morte di Galileo e il sorgere dell'astro di Newton, il più grande scienziato al mondo è questo signore qua, che si chiama per l'appunto Huygens, sulla sinistra. Cosa fece Huygens? Anzitutto cambiò la nostra vita, perché fu il primo che inventò la pendola, cioè l'orologio a pendolo. Galileo aveva notato quella che si chiamava l'isocronia del pendolo, che era sbagliata, non è il pendolo di Galileo, non era proprio isocrono. Fu Huygens a capire quali pendoli che si muovono in quale maniera sono veramente isocroni e quindi possono servire per fare le pendole, e di lì è cominciato da una parte la fortuna, dall'altra parte la tragedia del mondo moderno. Prima degli orologi il tempo era una cosa molto diversa. Se voi andate in posti dove il tempo si è fermato, se andate per esempio in India, vi accorgete che lì il tempo è molto diverso da quello che pensiamo noi. Mi ricordo, io sono andato tantissime volte in India perché lo trovo un paese straordinario. Uno sale su un bus e chiede all'autista quando si parte. E quello uno si aspetta e dice, non so, tra 10 minuti, tra un'ora, tra 2 ore. E lui dice, quando è pieno? Perché cosa c'entra quando si parte? No, il pullman parte quando economicamente no, funziona. No? E uno può aspettare un giorno, 3 ore, non si sa. No? E così è il mondo. No? Così era il mondo prima di questo signore, senza gli orologi. Quello vicino a lui, ma è già andata avanti qui la cosa, tra l'altro. Questo signore che vedete qui vicino a lui si chiama Cassini, invece è uno di una famiglia di astronomi, il
capostipite di questa famiglia, Giovanni Cassini, che fu insieme a Huygens il più grande astronomo dell'epoca, coloro che incominciarono a combattere una battaglia, perché spesso la scienza è anche quello, no? Una gara praticamente, che uno vuol vincere. Una gara fatta dove? Su Saturno, non nel senso che siano andati là, no? Su Saturno. Ma Huygens fu il primo a fare un cannocchiale sufficientemente lungo da permettergli di guardare Saturno e di dire: ah, questo signor Saturno, questo pianeta solare, ha un satellite, un grosso satellite, perché se lo si vede dalla Terra con un cannocchiale come quello di Huygens deve essere piuttosto grosso, e infatti lui lo chiamò Titano, una cosa enorme, no? E poi vide le cose che già Galileo aveva visto, ma che non si capivano che cos'era. Saturno era un pianeta diverso dagli altri, e lo si vedeva, sembrava un'anfora, come se avesse due maniglie, e infatti Galileo dice sembra che sia trigemino, così lo chiamò, no? Trigemino, come se fosse fatto di tre parti diverse. E fu Huygens a capire, e dice: questo non è, qui ci deve essere un trucco strano, cioè questo pianeta deve avere un anello intorno che fa queste strane ombre, no? Che noi vediamo sotto forma di quell'immagine. Ma lui non lo vide col suo cannocchiale, vide Titano, ma capì che ci dovevano essere gli anelli. E fu Cassini invece, con un cannocchiale ancora più lungo. Vedete che gli uomini sono sempre così, no? Cioè, fanno sempre, no, chi ce l'ha più lungo, chi ce l'ha più lungo. E finalmente qui, in questo caso, ce l'aveva più lungo Cassini, no? Che vide non soltanto gli anelli per la prima volta, li vide con gli occhi, ma vide che c'erano, a questo punto, no, che c'erano anche altri satelliti, ne vide quattro. E Huygens fu distrutto, perché in questa gara, no, dice: quattro satelliti a uno più gli anelli, ho perso completamente la gara. Questi due uomini si odiavano, come potete immaginarvi, a vicenda, no? Però la NASA decise di far fare loro pace, e infatti fece questa sonda che si chiama Cassini-Huygens. La Cassini è questa parte qua, e Huygens è questo studio, questo scudo qua che vedete, non so se si vede, ecco qua, questo scudo dorato quasi. E questa sonda li mise insieme, questi due, perlomeno i loro nomi, e questi andarono per anni, perché ci vuole parecchio per arrivare fino a Saturno, no? Saturno è molto lontano da noi, e quando arrivarono lì si staccarono queste due parti, la parte a scudo scese su Titano, che aveva scoperto appunto Huygens, che abbiamo visto prima, e fece foto fino a quando scese, addirittura continuò a fotografare il suolo di Titano per un paio d'ore, e poi concluse la sua missione, morì, diciamo così, spirò felicemente, no? E invece la sonda Cassini è andata avanti per una dozzina d'anni, ha girato intorno a Saturno, di sotto, di sopra, gli ha fatto fotografie, è andata lontano, l'hanno fatta apposta, no? Per cercare di prendere il più possibile informazioni su questo pianeta. Ma prima di andare avanti vi volevo dire come mai ne parlo, perché alla fine del 600 Huygens, che era uno scienziato che ovviamente conosceva i lavori di Keplero, aveva letto il Somnium, il sogno di Keplero, e disse: ma che bella questa storia, cioè uno scienziato che racconta storie, no? Esattamente come Plutarco, e Plutarco lo conosceva perché l'aveva citato Keplero, e lui disse: vabbè, ormai questi hanno fatto quello che potevano fare, no? Abbiamo parlato della Luna vista dalla Terra, abbiamo parlato della Terra vista dalla Luna, cosa possiamo fare? Io, dice lui, sono re di Saturno. Come si vedrebbe il cielo da Saturno? Ora, Saturno è una scelta ottima, perché è un pianeta straordinario, ha tanti satelliti, loro sapevano che ne aveva 5, in realtà noi sappiamo oggi che ne ha più di 60, quindi pensate che movimento che c'è nel cielo di Saturno, e in più ci sono gli anelli. E quindi, no, è meraviglioso. E allora Huygens scrisse un terzo racconto in latino, che si chiamava Cosmo Theoros, il titolo in greco, no? Il messaggero celeste, l'osservatore celeste, e racconta come si vede, prosegue la storia, è come se fosse un'unica storia raccontata prima da Plutarco, poi c'è il sequel fatto da un altro regista che si chiama Keplero, e poi ancora un sequel fatto da Huygens. E come si fa a vedere Saturno? Oggi finalmente, grazie alla sonda Cassini, possiamo vederlo con i nostri occhi, quindi se volete potete non leggere quell'ultima parte, no? Eccolo qua Saturno, guardate com'è fatto,
e ovviamente è così, e qui si vedono finalmente gli anelli visti da vicino. Notate l'ombra che fa Saturno, come tutti i corpi celesti ovviamente, quando il Sole è da una parte, dall'altra parte c'è ombra, ma questa ombra va anche a finire sugli anelli, e questo Huygens l'aveva già immaginato perfettamente alla fine del Seicento. Dice, se noi ci trovassimo nella parte dietro di Saturno, quando il Sole sta dall'altra parte, vedremo gli anelli solo in parte, cioè ne vedremo una parte e poi una parte oscurata. Ma questa parte oscurata, dice Huygens, sarebbe tremenda, perché mentre nel resto del cielo ci sono le stelle e quindi vediamo il cielo stellato, lì non vediamo niente, è buio totale. Perché? Perché ci sono gli anelli che non permettono di vedere le stelle, ma poi c'è l'ombra che non permette di vedere gli anelli. E quindi questa immagine che noi oggi semplicemente vediamo perché è stata fotografata, lui già se l'era immaginata. Questi anelli come sono? Certo, i poeti avrebbero scritto chissà che poesie, no? se avessero saputo Saturno c'ha gli anelli, ma non arrivano mai oltre la Luna noi poeti in genere, no? Ma gli anelli sono così, sono straordinari, sono fatti a fasce. Non ce n'è uno solo, ma ce ne sono tanti concentrici, uno dentro l'altro o uno fuori dell'altro. E notate che ci sono delle parti invece, come queste qui, che sono vuote. Come mai? Perché lì dentro ci sono dei piccoli satelliti di Saturno che girano intorno a Saturno e che fanno come gli spazzini, cioè prendono tutti i detriti e li portano via. Cioè, in altre parole, le fasce dove non ci sono gli anelli sono state spazzate dagli spazzanevo, dagli spazzadetriti che girano attorno a Saturno. Ma se uno potesse andare su Saturno, cosa vedrebbe di questi anelli? Vi faccio vedere non una foto, perché ovviamente lì non c'è andato mai nessuno, ma una ricostruzione fatta dalla NASA. Ed è una delusione tremenda, perché i satelliti sarebbero gli anelli sarebbero semplicemente dei massi, delle pietre di dimensioni diverse, abbastanza spessi, qualche centinaio di metri, no? A volte forse un paio di chilometri, no? Quindi semplicemente dei detriti che sono lì tenuti dal campo gravitazionale. Questo è quello che Blake imputava a Newton, disse: tu ci hai tolto tutta la fantasia, perché noi parlavamo della Luna, delle comete, delle stelle, no? E tu ci hai spiegato come sono, e nel momento in cui ci spieghi come sono cessa la poesia. Ma quello era vero solo della poesia di Blake, naturalmente, perché poi uno può vedere la poesia anche nella realtà, no? In quello che veramente c'è. Come sarebbe il cielo su Saturno? Così. Qui ci sono soltanto i massimi satelliti che vedete qui. Vedete come ciascuno ha la sua identità, sono molto diversi tra di loro, quindi sarebbe bellissimo andare su Saturno. Vedremmo appunto, no, tutte queste lune illuminate, alcune a falce, alcune piene a seconda del sole, gli anelli, eccetera, eccetera. Sono satelliti i più diversi possibili tra di loro. Qui ci sono due immagini, uno di sopra, è solo una parte ovviamente, quello che vedete di sopra, si chiama Encelado. Come vedete, queste sono fotografie, tra l'altro, non sono disegni, sono fotografie prese appunto dalla sonda Cassini. E guardate, quel pianeta, è una fetta solo del pianeta, è gelato, completamente gelato. Tutto intorno è coperto di ghiaccio, anche perché Saturno è così lontano dal Sole, già fa un freddo boia. E poi alcuni di questi sono particolarmente gelati. Ma guardate che cosa succede sotto. Vedete qui sotto? Ci sono dei soffioni. E quando fu fatta questa foto, questa sì che avrebbe dovuto finire sulle prime pagine dei giornali, perché questa è una cosa eccezionale, vuol dire che dentro c'è dell'acqua che è scaldata, perché è da che cosa, uno può dire? Qui la cosa interessante, perché pensate che Saturno è un pianeta enorme, e quando il satellite è sufficientemente piccolo, la forza gravitazionale lo tira talmente che riscalda la materia di cui è fatto. E quindi è come se fosse una specie di pianeta in ebollizione, tirato dalla forza gravitazionale. Ma è coperto di ghiaccio, dentro evidentemente ci devono essere degli oceani di acqua o perlomeno di liquido che viene scaldato dal fuoco interno e che poi esplode fuori come se fossero delle valvole, delle pentole a pressione. Guardate quante ce n'è sotto. E perché la gente si eccita? Voi direte che gli scienziati, poverini, no? Non conoscono più i miti, no? Si interessano di queste cose? No, perché se c'è un oceano lì dentro, che è tenuto sotto la coltre del ghiaccio, ma è riscaldato dal fuoco di dentro,
potrebbe esserci la vita, perché la vita non è un miracolo, che ne dicano quelli che lo dicono, no? Ma è semplicemente qualcosa che avviene naturalmente. Quando arrivano ogni tanto gli asteroidi dal cielo, uno li guarda e sopra trova spesso degli aminoacidi che sono i mattoni della vita, il che significa che probabilmente la vita è dovunque, dove ci sono delle condizioni adatte per farlo. Si pensa che sulla Terra sia nata per la prima volta negli oceani, soprattutto vicino, appunto, no, ai soffioni, e qui questo è uno dei due satelliti, Encelado, e l'altro è il satellite di Giove che si chiama Europa. Sono i due satelliti su cui è concentrata l'attenzione, perché potrebbe esserci la vita, il che non significa uomini con sei dita, come dicevo prima, naturalmente, no? Organismi, chi lo sa come, sarebbe interessante andare a vedere, avrebbero lo stesso DNA, si riprodurrebbero nello stesso modo. Qui sì che nascerebbe una letteratura altro che fantastica. E sotto invece c'è un altro satellite che si chiama Giappeto, molto strano. Questo è un satellite fatto come la Luna, che gira sempre da sempre la stessa faccia verso Saturno, però, come avrete capito, Saturno è un pianeta un po' sporco, no? Ve l'ho già detto per gli anelli, no? È pieno di detriti intorno, no? E allora davanti, la faccia davanti di questo satellite è nera. In realtà l'inquinamento, no, di questo pianeta è tremendo, no? È nera, bisognerebbe andare lì a disinquinarla. Invece la faccia di dietro, poiché i detriti si toccano soltanto andandogli dentro, no? Sul dietro, no? La faccia di dietro è pulita. Quindi anche andando lontano si vedono cose meravigliose. E le ultime 3-4 immagini vi faccio vedere hanno a che fare con cosa succede quando si va ancora più lontano. Quelli che si chiamano gli esopianeti, cioè i pianeti esterni, fuori dal sistema solare. E qui ci sono due persone, uno è il solito Huygens, che è in questo racconto che vi ho detto, questo Cosmo Theoros, che ho tradotto pure quello, no? E ho messo insieme agli altri due, perché fanno un tutto unico, come vi ho detto, si immagina di come potrebbero essere i pianeti lontani, si immagina anche di come potrebbe essere la vita extraterrestre, perché questi, ma dal punto di vista scientifico però, o fantascientifico. E qui c'è un signore che ho citato prima, forse in maniera un po' così eccessiva, no? Che ha perso la vita anche perché aveva idee di questo genere, che si chiama Giordano Bruno, e che finì arrostito, no? Sul rogo il 17 febbraio del 1600 a Campo dei Fiori. E uno dei capi di imputazione del processo a Giordano Bruno, fatto dal cardinal Bellarmino, era per aver detto che le stelle sono come dei soli e che hanno dei pianeti come quelli che ci sono qua. Anzitutto Giordano Bruno era un copernicano, anzi è stato il primo vero copernicano, prima di Galileo, il quale è stato un grande scienziato, ma non un grande uomo, era uno che politicamente, insomma, cercava di stare buono, no? Infatti scriveva le lettere a Keplero, che viveva in un posto diverso, gli diceva, ma insomma noi copernicani dovremmo uscire allo scoperto, no? Dire, io lo faccio qui, no? Lui viveva in Austria, a Linz, per esempio, una parte della sua vita, no? E Galileo dice, no, stiamocene buoni, no? Che qui ci sono i preti, no? Che è meglio non andare a toccare, ma anche perché qualche anno prima, no? Giordano Bruno, che aveva preso apertamente le difese di Copernico, in realtà era finito molto male. Ma non solo era copernicano, anche Giordano Bruno aveva quest'idea che le stelle sono come soli e questi soli possono avere dei pianeti, e sui pianeti, come c'è vita sulla Terra, ci potrebbe essere vita anche là. Questo naturalmente alla Chiesa non andava bene, anche perché c'erano dei problemi teologici che si era già posto Sant'Agostino. Perché dice, ma come c'è vita in altri pianeti? E Gesù che cosa fa? Diceva Sant'Agostino, Gesù diventa un saltimbanco della croce, che arriva sulla Terra, pam, dice, il peccato originale sulla Terra, ma adesso devo andare in un altro pianeta, perché ce n'è un'altra, no? E così via, diventa una bestemmia, no? E infatti Sant'Agostino disse già, appunto, no, nel IV, V secolo, che la cosa non aveva senso. Ma qui eravamo nel 1600 e le cose erano ancora così. Ma fu lui il primo, no, a pensare in questi termini. Però la sonda che oggi cerca questi pianeti lontani
si chiama la sonda Keplero, giustamente, perché Keplero è stato il primo che veramente, no, ha visto con gli occhi giusti. Cosa fa questa sonda? Non gira attorno alla Terra, ma si muove insieme alla Terra attorno al Sole, cioè non orbita attorno alla Terra, ma orbita attorno al Sole, girando attorno alla Terra, no, così, e si punta su una parte del cielo e guarda le stelle e osserva la variazione di luminosità di queste stelle. E dal cambiare della luminosità si capisce a volte, dice, come mai questa stella cambia luminosità in periodi, in maniera periodica? Ci deve essere qualcosa che gli passa davanti, che oscura la luce della stella e poi quando è dietro non la oscura. E guardando questi indizi, gli scienziati riescono a capire quando è che le stelle hanno dei pianeti. Spesso si trovano che i pianeti sono più d'uno e lì la cosa si complica, perché allora si deve andare a valutare cambiamenti di luminosità molto complicati. E però l'immagine che ci possiamo fare del cosmo, questa è sempre un'immagine della NASA, io sottolineo sempre questo fatto per far capire che non è un artista che si fa le cose a capocchia, ma è qualcuno che è diretto appunto dagli scienziati a dire inventa pure, ma inventa cose che hanno senso, cioè che possono essere in un certo modo. E questa è la gran varietà di pianeti che si sono scoperti finora. Ormai ce ne sono migliaia di questi. Agli inizi, quando si scoprì il primo esopianeta, soprattutto uno, il famoso Keplero 452b, si chiamano tutti Keplero con un numero se sono stati scoperti da quella sonda, ma ce ne sono altre che fanno lo stesso lavoro, quindi ce ne sono veramente tanti ormai scoperti. Dicevo, questo 452b fece scalpore perché è più o meno simile alla Terra, è attorno a una stella che è più o meno simile al Sole ed è a una distanza da quella stella più o meno simile a quella della Terra, quindi insomma siamo in condizioni abbastanza simili. Ma a volte la cosa interessante è questa, che non solo ci sono cose simili a noi, che fa piacere sapere che non siamo unici al mondo, ma ci sono cose molto diverse. Per esempio pianeti completamente coperti da oceani, non di acqua magari, no? Di liquidi diversi, eccetera. Ma quali sono i più vicini a noi? Beh, anzitutto, quando vi dovessi chiedere quanti sono i corpi che orbitano attorno al Sole, i pianeti, come li potremmo chiamare, uno, a seconda del periodo in cui vive e delle cose che sa, forse nell'antichità diceva i pianeti sono sette, perché loro calcolavano come pianeta anche il Sole e la Luna, ma in realtà quelli che vedevano occhio nudo erano cinque. Noi sappiamo che il Sole e la Luna non sono pianeti e fino a qualche tempo fa dicevamo erano nove, no? Poi l'ultimo è stato un po' degradato, dice ma non è proprio un pianeta, no? Così, quindi sono otto i pianeti, eccetera. Però uno può pensare, vabbè, sono otto o nove, chiamiamoli come vogliamo. Ma questa è una mappa, una piccola mappa, di cosa succede attorno al Sole che è lì dentro. E questi sono i pianeti di cui di solito si parla, quindi Giove, Saturno, sono tutti lì al centro. E quello che c'è attorno, che cosa sono? Sono corpi celesti, a volte molto grandi, tra l'altro, no? Cioè dimensioni planetarie, che girano attorno al Sole. Però notate che Saturno e Giove hanno delle orbite enormi. Giove ci mette 15 anni per girare attorno al Sole e Saturno ci mette 30 anni, circa al doppio della distanza, 30 anni. In realtà non è proprio il doppio, perché la terza legge di Keplero ci dice esattamente, no, quanto sono legati i tempi di rivoluzione dei pianeti e le distanze, no? Ma questo è un altro problema, no? E notate che per esempio ce ne fu uno, che questo qui, che si chiama Sedna, con l'orbita bianca, non so se si vede il mio pallino verde che gira intorno, quest'orbita bianca fu il primo o uno dei più importanti che furono scoperti alcuni anni fa, e ci mette per girare attorno al Sole 10.000 anni. Notate che 10.000 anni è più o meno la storia della civiltà come la conosciamo noi, cioè il periodo in cui è arrivata l'agricoltura, che si è cominciata a coltivare, ad allevare i vegetali, ad allevare gli animali, tutto ciò che è stato scritto, le lingue scritte, cioè, sono tutte venute dopo. E tutta la nostra civiltà è un anno di quel corpo celeste appunto che si chiama Sedna. Ma come vedete qui per esempio ce n'è uno che ha un'orbita che esce fuori, non si sa nemmeno dove va a finire, no? E quell'orbita lì in particolare è lunga 60.000 anni.
60.000 anni è un tempo enorme, no, dal nostro punto di vista, ma c'è un problema. Notate che tutte queste orbite sono tutte da questa parte, no? È come se fossero sbilanciate. E questo per gli scienziati, insomma, è sospetto. Beh, sì, può succedere, no? I casi possono succedere, ma che tutto stia da una parte e non dall'altra non si crede molto. E allora si pensa che ci sia questa roba che si chiama Planet Nine, il nono pianeta, e lo si chiama nono perché è più grande di Plutone, se c'è, no? Deve essere enorme, deve avere un'orbita molto grande, il che fa sì che adesso è lontano e non lo possiamo vedere ancora, no? E che però in qualche modo riequilibra col fatto di avere l'orbita dall'altra parte, il fatto che tutti quegli altri più piccoli corpi stanno tutti da questa parte qua. Ci deve essere equilibrio, quello che ovviamente già Pitagora chiamava l'armonia del mondo, la musica delle sfere, no? Sono 2500 anni che noi balliamo e cantiamo al suono di questa musica, la musica di guardare il cosmo e cercare di capirlo dal punto di vista matematico, no? Questo è Pitagora che l'ha cominciato a fare, no? E la scienza è quello in fondo. E siamo arrivati alla fine. Qual è la stella più vicina a noi? Dipende. Questa è un'immagine, questa è una foto, di nuovo, sono foto prese con i telescopi spaziali, e vedete due puntoni di luce, no? Uno qua e uno là. Questo è quello che si chiama Alfa Centauri. Alfa Centauri in realtà è due stelle, come vedete, no? Due grandi stelle, no? Una stella doppia, che girano una attorno all'altra rispetto al baricentro comune, come ci ha spiegato Newton, questo lo sappiamo, no? Le leggi sono sempre quelle, perché l'idea di Newton era proprio, anzi la scoperta che Newton fece è quella che lui chiamò la gravitazione universale. Agli inizi pensava che fosse la legge che regola il moto dei pianeti attorno al Sole. Ma quando arrivarono le comete e lui cominciò a calcolare le orbite delle comete in base alle osservazioni che facevano i suoi amici e discepoli, in particolare Halley, che poi nominò, diede il nome alla cometa che appunto oggi si chiama di Halley, e capì che anche le comete che arrivavano da molto lontano in realtà seguivano le stesse leggi. E capì che allora le leggi che aveva scoperto non erano solo le leggi del Sistema Solare, ma con un balzo parecchio grande, no? E forse anche avventato, lo chiamò gravitazione universale, dovunque le leggi sono uguali, e finora non abbiamo trovato motivi per non crederci. Ma dicevo, quindi queste due stelle girano attorno a noi, ma in realtà non sono due, sono un sistema di tre stelle. Due sono enormi, molto grandi, e una è piccolina che sta qui dentro, non è quel cerchietto bianco. E il cerchietto è per dire, lì dentro ce n'è una piccola che si confonde con quello che si vede nel cielo quando si va ad alta risoluzione, ma è la stella più vicina a noi, perché noi siamo da questa parte, no? E quindi lei è lì vicina a noi, e la si chiama Proxima Centauri, sta in questo gruppo dei centauri, c'è l'Alfa e Beta Centauri, ma stanno tutte lì, ma questa è la più vicina a noi. Quanto sta vicina a noi? 4 anni luce, il che significa che la luce che parte da quella stella quando arriva a noi è la luce di 4 anni fa. Quella stella potrebbe essere scomparsa poco più di 4 anni fa e non esserci più, ma la luce continua ad arrivare ancora per 4 anni, no? È lontanissima però, perché la velocità della luce, come voi sapete, è 300.000 km al secondo. E questa sta 4 anni luce, no? Cioè la distanza che la luce percorre a quell'enorme velocità in 4 anni. Però non sarà sempre Proxima Centauri, perché quella stella lì sotto in realtà sta girando attorno a quella che vedete in alto a sinistra, grande. Quanto ci mette a girare intorno? Beh, non è facile da capire per noi, 600.000 anni. Quindi, insomma, per noi possiamo dire che per un po' quella rimane Proxima Centauri, ma quando poi gira e va dall'altra parte, non sarà più lei la più vicina, sarà quella lì enorme. Ma per ora è la più vicina. E, udite, udite, la si è osservata molto bene e pure la sua luminosità cambia. Ha un satellite anche lei. E quindi la stella più vicina a noi ha già un satellite, potremmo andare a vedere, che poi è un pianeta, no? Come lo chiameremmo noi, potremmo andare a vedere se potessimo andarle vicino.
È un bel sogno, naturalmente, qualcuno lo fa, ci sono i miliardari che hanno talmente tanti soldi che non sanno cosa farsene, e uno di questi è un miliardario che si chiama Milner, russo, che ha fatto soldi a palate, ha destinato 100 milioni, che non sono poi una cifra enorme, no, tra l'altro, di dollari, per un'impresa che per ora si sta mettendo su. E l'impresa è mandare delle macchine fotografiche verso questa stella Proxima Centauri, a velocità abbastanza veloce, perché altrimenti se ci vuole 4 anni alla velocità della luce, no? Quanto ci si mette, quindi deve essere una velocità abbastanza vicina a quella della luce. Ora è difficile mandare cose a quella velocità, perché quindi devono essere cose molto piccole se vogliamo accelerarle così tanto. Una macchina fotografica che vada là sperando che passi vicino a quella stella, che faccia una foto, ce la rimandi indietro allo stesso tempo, no? E che noi vediamo una fotografia non solo della stella più vicina a noi, ma del pianeta più vicino a noi. Il problema è, uno manda una macchina fotografica, oggi vabbè, le macchine fotografiche possono essere molto piccole, dei chip, e infatti l'idea sua è di mandare delle cose che hanno la grandezza di 1,2 mm², no? Però come li si spedisce, come li si spara? E dice, certo, questo è complicato. Allora li si mette al centro di un'enorme tela, no? Una vela, no? Fatta di materiale sottilissimo però molto resistente, e questa vela la si manda in orbita e la si spara con un raggio laser. Il raggio laser dovrebbe fare da propellente, quindi accelerare questa vela a una velocità prossima a quella della luce, in modo che nel giro di 10-20 anni questa macchina fotografica possa arrivare laggiù e fare la sua foto. Ma voi vi fidereste a dire chi prende la mira? Vabbè, certo, quello è una cosa complicata. Allora non ne mandiamo uno, ma ne mandiamo un'enorme flotta, migliaia di queste vele che partono, altro che la guerra di Troia, povero Omero, no? Con queste 4 navi, no? che sono andate là a fare questa guerra, con questi 4 eroi, no? che ci avevano la spada e lo scudo. Qui parte una flotta, no? Altro che gli Argonauti, per l'appunto, no? Che se ne va verso qui, verso quella stella, e si spera che almeno una arrivi, no? Cioè da quelle parti, si spara in tutte quelle direzioni, quindi ci vuole un'enorme distesa di cannoni laser, che faranno partire queste vele una dietro l'altra in formazione, e se siamo fortunati, altrimenti quello perde 100 milioni, ma per un miliardario non è granché, no? E non solo, devono arrivare là, fare la foto e rimandare la foto. Però la foto deve essere soltanto onde elettromagnetiche, quindi quello è più facile, però anche lì bisogna centrare la Terra si muove, è un bersaglio mobile, no? Quindi bisogna mandarne parecchie, no? Bisogna fare un po' di ridondanza. Chi di voi è più giovane di me e di tanti altri forse vedrà queste cose, si ricorderà in quell'epoca di aver sentito una conferenza in onore di questa piccola impresa, degli uomini che erano andati sulla Luna, e quando poi invece vedremo, no, addirittura il pianeta sulla stella più vicina, sarà una grande cosa. Ma il cielo ha molte cose da farci vedere, e questa è ancora una volta un'immagine, non è un'opera d'arte, ma è la foto di una piccola parte del cielo fatta in esposizione. Il cielo sembra nero e sembra avere dei puntini, ma già Galileo, quando puntò quel piccolo cannocchiale lungo così, che ingrandiva 4-5 volte, molto meno di quanto sono i binocoli che le signore portano a vedere il teatro o l'opera, no? E già Galileo si accorse che, dice, ma mamma mia, ma qui di stelle ce n'è un'infinità, mica solo quelle che noi vediamo a occhio nudo. Quando guardo la Via Lattea, quella è una galassia. Molti pensavano all'epoca che fosse chissà che cosa, la galassia si chiama così perché era il latte, no? Galactos, che una delle divinità aveva spillato fuori, diciamo così, dal suo seno quando gli era stato strappato il bambino che aveva concepito con uno degli dèi. E Galileo dice, ma che mitologie. Questa è in realtà quella che oggi noi chiamiamo una galassia, no? Un enorme insieme di stelle. Ma oggi con i nostri telescopi vediamo queste cose qua. Cioè ci sono stelle dovunque. E se hanno ragione Giordano Bruno, Huygens e tutti quelli che oggi la pensano come loro, in realtà
attorno a queste stelle quasi sempre ci sono dei pianeti, molti di questi pianeti hanno dei satelliti, molti pianeti sono abbastanza vicini alle stelle da farci immaginare che ci sia la vita nel cosmo, dovunque probabilmente, e che noi siamo una delle tanti, dei tanti luoghi del cosmo dove c'è la vita. Non illudiamoci di trovare, e per fortuna io direi, no, una vita come la nostra e altri uomini, bastano quelli che ci sono sulla Terra, non c'è bisogno di averne altrove, ma il mondo è così, molto più vasto, molto più interessante di cosa si possono immaginare i poeti da Dante a Leopardi, è inimmaginabile anche per tutti noi. Ne vedrete delle belle, chi ritornerà qui, i giovani tra 50 anni a festeggiare chissà che si sarà fatto nello spazio, potrà raccontarne altre, ma per questa sera queste sono quelle che conoscevamo. Grazie per la vostra attenzione e buona serata.